Carissimi, carissimi, carissimissimi ascoltatori di Criticast, benvenuti a una nuova puntata di Criticast. E forse questa battuta l'avevamo anche già fatta, il che la rende ancora più squallida. In diretta registrata dalla Corte di Cassazione di Salta la Fuffa, siamo riuniti a mo' di giuria, giudici e uscieri per parlare di giochi con problemi legali e durante la puntata capirete di che tipo e di che gravità di problemi legali e di che schifezza anche di giochi stiamo parlando. Ma per l'appunto ne parleremo con il mio sempre più fidatissimo Roberto Toia, detto Tux. Un saluto a tutti e chiedo la clemenza della corte. Ma sicuramente ci sarà. Chi invece non è clemente e non è corte è il nostro Mattia Pagano, detto Max. No, io difatti sputo in faccia al giudice. Buongiorno. Bravo. Chi anche esso e anche gli ama sputare è il nostro Mattia Camusso. Beh, grazie di questi complimenti, però direi che in questo caso, dato che lo sputare è già fatto, possiamo direttamente urinare sul bancone, così per portare avanti. Hardcore. Perfetto. E quindi rimane il vostro Giuliano Luongo, detto Giuliano Luongo, a completare questo terzetto col cagatone di turno. E quindi, sull'onda di e sul profumo di cotanta finezza, diamo la parola al nostro Roberto che ci introduca come un minatore in queste problematiche giuridiche. Proprio vai, Roberto. Piccone, proprio piccono verso il mondo delle beleghe legali di videogiochi, che è enorme. Cioè, ci sono materiali per due puntate, non una. Quindi limitiamoci a un bel ensemble di casi legali legati al mondo della videoludica. Che nessuno diceva più la videoludica, quindi bisogna riprendere anche questi livelli. Bisogna farlo tornare in auge. Esatto. E sono tanti casi in cui case videoludiche sono state denunciate da qualcuno, o casi in cui le case videoludiche hanno denunciato qualcuno, casi in cui interi gruppi di giocatori hanno denunciato una casa, e addirittura casi in cui ci sono stati dei giochi copiati, tarocchissimi, che ci hanno lasciato basiti, soprattutto nei primi anni 90, quando i giochi copiati andavano per la maggiore, ma non solo, perché ricorderà anche il buon Giuliano, il primo caso che è stato un po' clamoroso di taroccone totale è stato quello delle cotali Joanna Sisters. Allora, questo è un caso che già solo dal nome causa una tristezza veramente epocale. Cominciamo dal fatto che volevano scriverlo Gianna con due N, ma sulla scatola stava scritto con una N. Perché non ci stava sulla scatola. Può darsi, ma nella schermata del titolo di alcune versioni era con due N, ma nel resto del gioco era con una N. E insomma, veramente una fetenzia di proporzioni colossali. Tra l'altro poi, questo gioco, questa beh, chicca per gli appassionati di retro gaming, che però già la sapranno, quindi non è una chicca ma è una perdita di tempo, ma la faremo comunque, è che gli autori sono due simpatici tedeschi che rispondono al nome di Manfred Trenz e Armin Gessert, che direte voi chi cazzo sono? Sono quelli che hanno fatto Tuzikan. Ah, così. Le musiche delle Janal Sisters sono di un certo Chris Hulsbeck. Ok, che quello me lo ricordo. Esatto, che è un altro nome stampato nell'oro e nel marmo della videoludica, ripetiamolo. Però hanno avuto questo esordio quantomeno discutibile sullo sgentissimo Commodore 64 nell'87, se non vado errato. Poi il gioco è stato, ha avuto anche dei porting su Amiga e su altre piattaforme fantasmagoriche l'anno successivo. Il gioco di che cosa trattava? Era un platform che prendeva in pratica i livelli di Mario, il primo in particolare è quello più evidente, cambiava un po' minimamente alcune cose, tipo i funghi malefici Goomba erano degli esseri masoni con delle orecchie o delle corna, non so. Comunque facevano veramente schifo, sembravano delle linci colpite da radiazioni atomiche. Oh. E il gioco andava avanti così. Le protagoniste erano queste due tizie che, prendendo anche loro dei funghi, diventavano più potenti, con dei capellazzi punk,
e sempre tipo le cattive di Jen e le holograms, per chi si ricorda, e sfondavano i muli accavate. Invece dei tubi c'erano una specie di bariloni, tipo quelli che, nei quali i barboni accendono il fuoco sotto i ponti nei film e nelle città degradate. E il gioco andava avanti così tra sostanzialmente un plagio atomico. Proseguendo, ovviamente, nel gioco c'era qualcosina di diverso, ma l'impatto iniziale era proprio di dire, cioè, si vedeva, cioè, va, pigliamo Mario, cambia qualcosina, poi magari il gioco cambia, è anche diverso, però diamo questo bell'impatto di familiarità, perché tanto, magari proprio in quel momento, se spero di essere smentito, Mario non c'era su Atari e piattaforme simili. Sicuramente poi anche lì i tarocconi sono venuti fuori, più o meno. No, no, attenzione, il taroccone, caro Giuliano, è uscito anche per protesta. Ah, che bello! Perché si ricorda, la Nintendo disse: guardate che voi Jonas Sisters avete copiato Mario, innegabile, quindi vi denunziamo. E beh. E loro hanno detto: allora voi perché non avete fatto un porting di Mario per le nostre piattaforme? È perché non ci interessa. Ah sì? Allora lì avevano preso qualcuno, ovviamente, perché i giochi uno poteva taroccarli un po' come voleva all'epoca. Sì, era molto più facile. Allora hanno preso Jana Sister e ci hanno messo dentro Mario. Hanno fatto proprio ma come? Super Mario per la nostra console. Oh. Hanno fatto Super Mario Sisters, praticamente, cioè Inception. Sì, sì, sì. E mo dite qualche cosa. Infatti poi li denunciati, però, come sempre, il mercato nero è grande. Forse non era una frase da dire. Poi sì, anche un po' tutta la polemica, un po' come dire, ah ma... Tipo, non so, vi derubiamo perché ci state antipatici. Dice, sì, ma non è una giustificazione, ma lo facciamo lo stesso, cosa potete farci? Molto bello, ragazzi. È un po' lo stesso discorso adesso della gente che si lamenta perché non gli hanno permesso di usare più le copie craccate di Spotify. Cioè, cazzo! Siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Ho visto delle crisi di nervi in real per questa cosa. No, non si vedevano dai tempi di quando hanno iniziato a bloccare le schede taroccate per Sky. Per stream. Esatto. Da quando hanno chiuso Mega Video. Mamma mia, Ho buttato la bomba. I pianti. Vero, vero, vero. Comunque, ragazzi, diceva, ma c'erano altre cose però comunque diversissime. Avevi una vita extra ogni 100 gemme. Cosa chiaramente originale che in Mario non c'era. Originalissima. Sì, allora, sì, sì. Non sono mica monete. Assolutamente no, valgono chiaramente di più. Tutto molto bello e questa fetecchia è caduta nel dimenticatoio, credo per secoli, fino a che 5-6 anni fa hanno avuto la faccia tosta di fare una sorta di remake, che era un gioco, insomma, vagamente decente, però non aveva quella marcia in più di ridicolaggine di essere un falso così palese. E che probabilmente era stata una delle operazioni più insensate dell'industria del remake. Perché cioè di tante cose brutte di cui puoi fare il remake in versione squallida. Veramente non so, è come dire facciamo aspetta un remake un po' cambiato di Farming Simulator. Cioè, non ha alcun senso. Però insomma la cosa ha venduto anche credo una settantina di copie. Di cui la una nostalgia. All'epoca... Eh sì, mi sa che ce la mandarono a noi per la recensione. Sì. E sì, vabbè, insomma, cose, tutte cose molto, molto, veramente molto belle. Quindi, sì, diciamo che questo caso emblematico ci fa anche apprendere bene il fattore tristezza di un certo tipo di prodotti, che poi vediamo, aveva un prodotto che aveva dietro comunque anche dei personaggi del mondo dei videogiochi abbastanza preparati. Mettiamola così. Ma sicuramente possiamo passare a uno stadio ancora peggiore della situazione, perché comunque se compravi le Jana Sisters avevi effettivamente le Jana Sisters, che non era ovviamente Mario, ma insomma diciamo che poteva andarci vagamente vicino, c'erano forse capelli e quant'altro. Però caro Max,
come tu ben sai e come penso pure io, c'è stato un surgente periodo dell'epoca della prima PlayStation, che noi amiamo chiamare PSX, durante il quale, quando si frequentavano mercati paralleli, cosa che ovviamente noi non abbiamo mai fatto, ma sappiamo per passaparola. No, che schifo! Cioè, che schifo! C'è stato raccontato, cioè si racconta. Esatto. Si vocifera che esistessero questi luoghi. Qualcuno ci dice che andavi a comprare un gioco, dalla copertina dubbia, aprivi e usciva tutt'altro. E purtroppo non era un pornazzo. Purtroppo no. Quello è iniziato ad accadere con Torrent. Esatto. ma anche Max, scusami, apri e chiudo parentesi, sì. Quanti di voi, quando è uscito il film Gomorra, hanno cercato Gomorra su Emule e sono uscite cose a 90 gradi? No, per fortuna non mi è successo. Allora, a me è capitato. Però immagino gli esiti nefasti di un'azione del genere. Sì. A me è capitato con Salvate il soldato Ryan. No, non è possibile. Che no. È un altro tipo di guerra. 3 su 4 mi compariva un film di guerra, giuro. Farò ridere il, ma giuro, un film di guerra con protagonisti Rocco Siffredi e Cesi Lane. Nota. Ma c'erano schifi di sangue o di altra natura? Diciamo che per essere una guerra si amavano molto. Ma che robe. Vabbè. E comunque era impossibile. Da lì ho capito che la pirateria era un reato e non ho mai più scaricato nulla. No, perché non ruberesti mai una moto. Comunque, Una fontana. Comunque, sì. Capisco bene ciò di cui parli, Giuliano. Perché mi è capitato. Cioè, è capitato a un amico. Sì, ecco, meglio. Esatto, è capitato a un amico. Vostro onore, il test stava sbagliando. È capitato a un suo amico. No, mi sono un attimo confuso. Chiedo perdono. Vostro onore. Un amico mi ha raccontato che, appunto, recandosi in questi mercatini oscuri, dove si trovavano CD della PlayStation a pochi euro, anzi lire, a poche lire ancora all'epoca, capitasse di trovare dei giochi con copertine alquanto strane, tipo un fantomatico gioco dei Pokémon per la PlayStation. All'epoca dei Pokémon, cioè quelli nati in quel periodo lì e che giocavano alla PlayStation avevano tipo 9-10 anni. E quindi, cioè, ci cascavano. Anche perché all'epoca non c'era ancora tutta questa conoscenza che c'è ora dei tarocconi e cose così. Quindi uno facilmente poteva cascarci. Vero. Un gioco dei Pokémon non è mai esistito per la PlayStation. E naturalmente il CD conteneva un altro gioco, perché non era il caso delle Jana Sister. Esatto, cioè, esatto, in cui era proprio il truffone, c'era, ma esisteva. E neanche almeno di Salvate il soldato Ryan. Esatto. E praticamente nella stragrande maggioranza dei casi, quando compravi un gioco tarocco per la PlayStation che non poteva esistere, anche tipo un Dragon Ball of Doom of Kitch che non esisteva, dentro ci trovavi questo fottutissimo gioco giapponese a tipo spara tutto, quelli in prima persona, tipo Time Crisis, in cui devi sparare con la pistola. Almeno perlomeno avevi un bel gioco per console. No, era una merda. Comunque, questo stronzissimo gioco di merda chiamato Rescue Shot, o per dirla giapponese, Rescue Shoto. Ricordiamo, quindi, titolo completo giapponese, Rescue Shoto Bubibo. Tanto per aggiungere altra merda. Un aggravante. Esatto. E praticamente in questo gioco si seguivano le disavventure di questo coniglio ritardato, perché non avrei altro modo per definirlo. È un coniglio antropomorfo che cammina in un mondo dove stranamente anche lì ci sono i funghi. Mi ricordo tipo la prima parte era il regno dei funghi. Strano. E praticamente bisognava proteggere sto coniglio da tutte le varie insidie che capitavano mentre lui percorreva il suo percorso. E oltretutto bisognava anche superare delle parti, chiamiamole platform, perché
sto coniglio era proprio deficiente. E quindi cioè, se arrivava un burrone, non è che automaticamente saltava il burrone e via. No, dovevi tu sparargli nel culo, proprio nel culo, per farlo saltare. Ok. Quindi univa la magia dei Time Crisis e quei giochi shooter del primo, dei primi anni 90, oppure che hanno, poi hanno avuto più successo nelle sale giochi, ancora si trovano. Qualche The House of the Dead ancora da qualche parte si trova. Mm-hmm. Non so nemmeno a che capitolo siano arrivati. Io sono rimasto a quello col fucile a pompa. Se vabbè, ne hanno fatti altri, ditecelo. Ditecelo che vogliamo saperlo. E quindi sì, cioè, che lì l'unica cosa che devi fare è sparare alle cose che ti compaiono sullo schermo. Qui no, devi sparare alle cose. E devi anche salvare sto coniglio deficiente. E quindi tu avevi il rosicamento estremo, mi diceva questo mio amico, che avevi questo rosicamento estremo di aver comprato un gioco che non era quello che volevi e che oltretutto era un gioco di merda. Capito? Schizza proprio all'apoteosi. Sì, no, che no. A quel punto preferisco che non giri, preferisco che non vada il CD. Almeno non vada il CD, mi hai truffato. Cioè, va bene. Delitto e castigo. Preferivi Rocco, insomma. No, vabbè. Cioè, no. Magari no. Magari no. Però, cioè, a quel punto è meglio che o che sia il gioco che dico io e non si veda. Cioè, si veda male. Tipo come capitava, appunto, capita con i film in certi mercatini ancora oggi. E... ma che... cioè, che poi debba avere un gioco che è una piaga. No, non si fa. Cioè, proprio sparare sulle speranze della gente. Ma secondo me è una cosa un po' alla Ringu. Cioè, chi provava questo gioco Ringu, diceva, il giapponese? Sì, sì, mi avete fregato e qui dentro c'è questo gioco orrendo. Allora adesso lo rivendo come gioco del Pokémon a qualcuno. Provalo. Ci sono i Pokémon. Dici che è nata così la storia. E poi dopo fai, E si vociferava appunto di gente che ne aveva addirittura 4 o 5 copie a casa. Tutti i giochi comprati che in realtà erano quelli. Esattamente. Che ogni volta era quello. Quindi proprio veniva usato come mattone nella truffa del mattone e il cellulare. Cioè era proprio modus operandi. Tu devi fare il truffone, utilizzavi il rescue shot. È come avere 5 bottiglie di whisky diverse con tutte dentro il carciofo, insomma. È magico. Un gioco che penso altrimenti non avrebbe mai giocato nessuno qui in Italia. Volontariamente. Infatti. Non credo di averlo mai visto in un negozio. Chissà perché. Tra l'altro Namco, cioè, come diceva la pubblicità, qualità Namco garantisce. Oppure sì, oppure erano tipo quei giochi. Cos'erano? Tipo, mi ricordo c'era un gioco simile con degli esploratori col cappello. Che era sempre così, con la pistola. Point blank. Bravissimo. Bravissimo, che inevitabilmente lo trovavi in tutti quanti i blockbuster in cui entravi. Perché era un gioco di merda. Ma io qua addirittura però in Giappone vedo che è venduto in bundle. Cosa? Questo gioco qua del coniglio. Con che cosa? Con Resident Evil Gun Survivor. Perfetto. Ma vai a copiata quel paese. Comunque ragazzi sono perfettamente d'accordo. Io già sono soddisfatto di questa puntata perché abbiamo insultato Point Blank. Ecco. Quindi... E lì... apoteosi. Allora, non solo io l'ho odiato tantissimo. Mamma mia. Perché davvero lo trovavo dappertutto ed era tipo l'esempio del gioco inutile da scaffale. Sì, sì, ma pure ti dico che c'era gente, ma veramente dai problemi mentali all'infinito, che si era comprata apposta il pacchetto con la pistola per la PlayStation, la Gun Call. Ok. E Time Crisis... e poi secondo bundle per avere un'altra pistola con questo. Incredibile. E cioè c'era gente che ci faceva le serate, si fappava, una mano sparava e una mano fappava.
Che brutta, che una brutta cosa immagine. Che brutta immagine, però va bene. Obiezione, l'immagine è troppo brutta. Lì, ma si può solo accolgere. Molto bene. Proponiamo un cambiamento di argomento? Scusate, no, allora, per uscire dal mondo tarocco, sì. Perché le buone abitudini sono dure a morire. Ma voi sapete che gioco è stato annunciato una settimana fa? Point Blank 2. No, faccio un momento stimme. No, non è il magazine, scusatemi. Ma con tantissima nonchalance, una casa di sviluppo, non tanto come quelli qua in Italia che hanno detto vogliamo fare il remake in qualità più alta e con la grafica tipo il 4 di Resident Evil 2. Ok. Capcom ha detto no, non si fa. Lo facciamo noi, però vi diamo consigli e i nostri esperti per fare il vostro survival horror. Sono stati dei signori. E infatti uscirà poi il famoso Daymare. Sì, ok. Questi hanno detto, ma noi piace Resident Evil come una volta, perciò gli abbiamo rubato le sprite. E abbiamo realizzato un gioco che uscirà a breve con gente sotto, non vedo l'ora che esce, ma non sanno che verranno denunciati subito. Cioè... andate a cercare su Google, perché non ho neanche link, Residence of Evil. No, ma no, ma non esiste. C'è persino Chris. Ma no, fermi, Residence of Evil sembra una brutta recensione di TripAdvisor. Sì. Ma, ma siamo proprio imbecilli. Ma scusami, ma questa cosa esce? Sì, sì, e tanti hanno detto, ma vedi quanto ma sono bravi, hanno fatto proprio un survival come una volta. E si sono fregati quello di una volta, grazie che l'hanno fatto come una volta. Ma c'è pure Chris del logo, cioè della copertina tarocca già lì di Resident Evil 1, col fucilone gigante che non vedevi mai nella vita. Cioè, ma questa cosa quando, dove la pubblicano? Su Steam. Non lo so. Su Steam? Esce in dove? Corea del Nord. Esatto. Cioè, ma gli daranno tante di quelle botte. Perché dove la legge grafica... non può arrivare. La grafica è grabbata da un sacco di cose. Ci sono pezzi di Resident Evil 7, pezzi di Resident Evil Rebirth. Ma difatti, ma sto vedendo, ma perdonami, ma hanno mescolato ambientazioni di tutti quanti i Resident Evil, praticamente. Sì, 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 sì. Ci hanno messo un po' di mostri, ci sono gli zombie, mollissimi, orribili. E... e viene... è tutta la... la stampa, anche italiana, ne ha parlato come un gioco simile a Resident Evil, è uguale! Ma è simile! Ah no, scusate, mi esce per Android. Ah, e allora si può. Si può. Perché a quanto pare per cellulare puoi pubblicare il peggio schifo che nessuno viene a denunciarti. Ecco. Perché mi è capitato sotto gli occhi una cosa che si chiamava Spider Sniper Train SWAT qualcosa. Sì. In cui ti giuro, ma davvero si chiama così. In cui praticamente c'è Spider-Man ed è Spider-Man con un fucile di precisione. che spara a dei terroristi su un treno. E tu dici, ma perché? E c'è, e lo puoi comprare. Cioè, hanno fatto il crossover tra Uomo Ragno e Soldier of Fortune. Ma sì, o tipo trovi Call of Battlefield of Honor. Of Doom, di nuovo, di qui sopra. Sì, hanno tutti nomi lunghissimi. e per cellulare c'è una marea di queste cose. E per quello anche Residence of Evil probabilmente. Probabilmente. Boh, è legato. Non lo so. Forse i giochi per cellulari sono tipo le acque internazionali. Puoi fare quello che vuoi. Sì, esatto. Sì, ma. Non lo so. La vergogna non è di casa nostra. Vabbè. Vostro onore, direi di cambiare argomento. Direi proprio di sì. Mi ha colto nel cuore quest'ultima cosa. E andrei a fare rapidamente una carrellata di case videoludiche denunciate da qualcuno. Spesso anche da paesi e città. Ah, quindi da qualcuno, ok. Sì. Ok. Allora, ad esempio, partiamo subito con un caso emblematico di cui avevamo parlato in un Vintage Criticast. Però siamo in una puntata legale, poi ci sono personaggi nuovi all'interno della trasmissione,
quindi ne faccio un rapido accenno, e cioè di quando la città di Siena ha denunciato Codemasters. Sì, ricordo. Secondo te, Max, perché la città di Siena ha denunciato Codemasters? Aggiungo, per Gran Turismo 5. Perché c'è una mappa all'interno di Siena? Sì. Ok. In cui potevi travolgere i passanti? No, no, non lo so. Ma molto peggio, si vedevano i simboli del Palio. Esatto. I simboli del Palio di Siena, la torre, l'istrice, le contrade. Porca troia. E non avevano pagato i diritti, e loro hanno detto: ma perché c'erano dei diritti su queste cose qua? Sì, toglieteli! E allora hanno fatto la patch, rimuoveva i simboli da GT5. Non è che adesso denunciano anche noi perché li hai nominati? Certo, però è stato perché dobbiamo... No, ma tanto siamo già di fronte al giudice, quindi... E qui aggiunga, una cosa più o meno. Aggiunga un capo di imputazione. Dove sta una querela, segniamo ce ne subito due. Però, per dire le grandi qualità delle denunzie. Ma parliamo dello Stato Cina. La Cina ha citato in giudizio una casa che non ricordo per un gioco molto... dove si vedeva una cosa molto brutta, molto aspra. Potete immaginare quale o di che tipo. Non so, provate a dirmi titoli passati all'onore della cronaca per essere molto sbagliati, tra virgolette. Vabbè, sicuramente molto... qualche GTA. Cioè, tagliati? No, non ho capito. Violenti? Stiamo parlando di violenza? Cose brutte. Oddio, cose brutte. Oddio, io mi ricordo i Resident Evil. Mi ricordo Manhunt. Sì. Qualcos'altro? Non so, Postal mi veniva in mente. Postal, sì. Sì? Sto parlando di Football Manager. Cosa c'era? Mourinho che bestemmiava? No, gli hanno fatto uno spregio clamoroso. Cioè? Hanno messo la squadra del Tibet. Ah, merda. Denuncia istantanea. È arrivata la Cina. No, cosa non esiste. Minchia. Hanno detto: allora mettiamo anche la squadra del Molise a questo punto. Mettiamo anche la squadra del... mettiamo la Padania, allora. Esatto. Non ci hanno ancora pensato, di fare Lega Padana World Cup. Ma... no, invece, abbiamo parlato di violenza. Quindi parliamo veramente di stati in cui la violenza non doveva esserci. Ovvero di quando la Danimarca ha denunciato il videogioco della EA. Quale? Con gli scontri sportivi di MMA. Okay. UFC? UFC MMA. Della EA Sports. To perché the game. In Danimarca sono vietati gli scontri di MMA. No, però era un gioco molto brutale, cioè... c'erano proprio schizzate, ma anche chi se ne frega, per qualche pugno non è che va a denunciare qualche trauma cerebrale, come una stato. Retina distaccata. Infatti non l'hanno denunciato per la violenza, no, ma perché bevono la Red Bull. Questi cattivoni. In Danimarca è illegale. In Danimarca sono illegali le bevande alla taurina. Minchia. E quindi per questo motivo. Vabbè, è stato ma scusami, denunciato. Ma perché è illegale in un paese fuori dal... cioè, perché è illegale da me? Cioè, quindi in tutti i film, cose o robe in cui compare una Red Bull in Danimarca partono denunce? Ci mettono probabilmente... una fax al posto. Sì, a meno che... la... che è meglio, dici. Mettono la pecettina con scritto Pepsi e si risolve tutto quanto. Però si vede di sì, cioè capita anche di questi titoli che... venduti in un certo posto subiscono manomissioni pesanti per quello che li... cioè, chiedo a Il se mi aiuta con qualche esempio che forse ce l'ha. Ma in Germania quanti giochi che hanno a che fare con il nazismo sono usciti? Ah, merda. Vabbè, sì, Germania, mi pare anche l'Australia siano, ma non solo con il nazismo, in generale con violenza e vabbè, Germania per ovvi motivi nazismo. Se tu prendi un Wolfenstein qualsiasi, dove ovviamente la svasticozza la trovi un po' dappertutto per ovvi motivi, ovvero se lo ambienti in Germania è così era.
quelli non vedono la luce in Germania, oppure troppa violenza, vedi Mortal Kombat, quelle cose lì, mi pare che in Germania non siano vendibili. Ti ricordi, e in Australia ti ricordi il che gioco era? Era fratellino di War Thunder, un'altra cosa, dove c'erano i quello con le navi, non mi ricordo il nome adesso. Warship, forse sì, quello che praticamente c'erano le, cioè avevano modificato le svastiche. Che non, sì. Appunto, non c'erano le svastiche sui ponti delle navi forse tedesche. World of Warships nella, però non, nella seconda sono guerra mondiale, ma le avevano sostituite con un altro simbolo perché la svastica no. C'era, no, c'era questa è una cosa simile, che era uno strategico di cui non mi viene in mente il nome, ci penso, o dovrei anche avere una copia originale, che era un po' distopico, però parlava di periodo seconda guerra mondiale dove c'erano robottoni e cose simili, e mi pare che anche lì avessero alterato la svastica in modo da poterlo vendere in Germania. Guarda, più recentemente mi ricordo era successo anche con Call of Duty, l'ultimo uscito, World War II, giustamente, che nel multiplayer hanno rimosso la svastica. Uh-huh. Hanno detto: noi la svastica nel multiplayer non la mettiamo, perché altrimenti la gente va in giro con le svastiche e non va bene. Vedi che qualcuno si incazza, o si fomenta. Ma tra l'altro, Roberto, aiutami a sovvenire, che sto sempre più rincoglionito. Ma era nell'antico Bionic Commando che andavi in pratica contro i nazisti e Hitler ristrutturato? In Giappone, nella versione occidentale, tutto ciò non c'era. Cioè, infatti non ricordo niente del genere. Esatto, andavi contro, non so, i pagnottisti. Vabbè. Cosa mi avete nascosto? È vero, sto vedendo. Su Bionic Commando dell'88. Esatto, esatto. E che praticamente... e c'è Arstorzka come simbolo. L'avevano messo sì, quello. Sì. È uguale, è quello. Vero. Ma pazzesco. Sì, che invece che fare il Sieg Heil al pugno alzato, tipo. E dicevano Tovarich, ma no. Sì, esatto. Perché i nazisti no, ma i comunisti sì. Certo. Vabbè. Ma vedete un po'. Bene. Anzi, meglio. Mamma mia. Siccome, attenzione. Che brutte scene. Sì. Siccome si parla di comunisti. Direi di spostarci negli Stati Uniti. Beh, patria del comunismo. Esatto. Infatti. Vabbè, adesso non ce l'avevo in scaletta, però lo posso dire rapidamente. In Corea mi pare hanno denunciato quelli di Homefront, perché hanno detto danno un'immagine sbagliata di noi nordcoreani. Ma aspetta, ok, stavo per chiederti quale Corea. Quale? Ops. Era lì che stavo per chiederti quale Corea. Ma in compenso c'era quel gioco, era Operation Rising Sun, dove andavi a sparare i cinesi a caso. Sì, vabbè. C'erano i cinesi cattivi, buttati lì e ti andavi a sparare. Vabbè. Però... Come sapete che nessuno abbia denunciato tipo giochi sul Vietnam, robe così? Sul Vietnam no, però non c'entra niente, però lo dirò lo stesso, che l'Indonesia aveva denunciato Far Cry 3. Non avevamo dubbi. Ok. Perché dicono che poi gli danneggiava il turismo. Mi pare che la Bolivia avesse tirato su più o meno lo stesso problema con forse Wildlands. Che diceva, ma ci fate una bruttissima pubblicità perché uno si butta... Mi pare fosse la Bolivia, però non ne sono sicurissimo. Ci sono questi quattro americani che arrivano lì e poi fanno un fondello tanto a tutti. Sembra che in Bolivia, in ogni posto dove vai, ci siano solo i cartelli della droga. Vabbè. Sembra. Sembra. No, questo è esatto. No, vabbè. Dico non sia così, ma io non ci credo. Vabbè, allora vabbè, fanno il padrino e niente, denunciamoli perché nella in Italia c'è solo la mafia. Cioè, cosa vuol dire? È una storia. Comunque c'era stato tipo, si era alzato questo secondo voce. Me sono quei non ci credo con molti zeri. Esatto. Ah. Ok. Vabbè, comunque questo per stare ancora un po' fuori territorialità. Ma diciamo, parliamo di Stati Uniti d'America. Sì. In realtà non gli Stati Uniti che denunciano un gioco, ma parliamo di case cinematografiche, quindi di giochi ispirati a film.
Oh mio Dio, non mi dire che c'entro Uebol, ti prego. No, no. Ok, no, va bene. Uebol, no. Allora andiamo avanti. Andiamo molto prima, molto molto prima. Sto parlando del videogioco Donkey Kong. Ehi? Il primo proprio. Pa, 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 pa. Non può aver denunciato King Kong. La Universal ha denunciato la Nintendo. Ah, King Kong ha denunciato la Nintendo. Dicendo, avete fatto il gioco con un gorillone che sale su un palazzo e rapisce una ragazza, e come il nostro film siete dei copioni. Vabbè, qui non mi sento di dargli troppo torto, però, vogliamo, perché nel senso, è palesemente ispirato. Perché ha detto, noi abbiamo il diritto del film King Kong, e il film King Kong è un gorillone, no? La vostra sì, è una parodia, perché si chiama Donkey, cioè asino. Però è evidente che l'ispirazione è quella, il gioco è quello. La corte, non so se la corte suprema o comunque tribunale abbastanza alto in cui si è discussa questa cosa, ha detto sì, però effettivamente la Nintendo dice la nostra è un'opera di fantasia e non ricalca perfettamente il film. Non si vedono gli aerei che abbattono il gorilla. C'è un idraulico italo-americano, che all'epoca non era neanche idraulico, ma era falegname, che corre col martello e picchia le botti. Nel vostro film il gorillone picchia le botti, cioè picchia, tira le botti, no? Allora vedete che è una cosa diversa. Adesso... Ma a me viene in mente anche Rampage, cioè, sì, il gioco dei palazzi da tirare giù. Uno dei personaggi mi pare fosse un gorilla che si chiamava tipo George. Sì, una cosa simile. Che tra l'altro fanno il film. Esce il film con The Rock. Con The Rock, con Dwayne Johnson. Chiusa parentesi. Che bello, vabbè. E comunque, invece qua l'Universal ha fatto no. Signori, avete usato le nostre basi, sganciate. Ora, come se fossimo sulla settimana di mistica, se voi foste il giudice, a chi dareste ragione? Nel senso che King Kong è la cosa. Oddio, che il personaggio possa essere ispirato, sì, perché alla fine, vabbè, Donkey Kong, almeno come appare nei primi, sì, è praticamente King Kong. Però, è vero che il contesto è completamente diverso. Anche io direi che non ci sono gli estremi per un, non so come dire, un plagio così. Però c'ha Kong nel nome, o no? Eh beh, contando che però all'epoca uscivano The King of Congo. King of Bongo, King of Bongo Bongo. Esatto. King of the Bongo, quindi... vabbè. No, non so. Allora. È dura, no, non saprei. Diamo il verdetto. Il verdetto vuole che la casa Universal paghi 2 milioni di dollari in danni alla Nintendo per il tempo perso e per le spese legali sostenute. Perché gli avvocati di Nintendo, che sono mica pizza e fichi, hanno scoperto che la Universal non aveva i diritti del film King Kong. No, non li avevano depositati. Non li avevano neanche loro. No, slowly non ci credo. Cioè... non ci credo. E naturalmente questa cosa l'hanno scoperta i giapponesi, perché non puoi metterla nel baujiji ai giapponesi. L'avvocato giapponese scopre le tue... Ma no, peculiarità nascoste. Non avevano mai depositato il marchio. Si vede di no. Ma sono dei grandi. Sì. La genialità è grandissima. Ma invece, una genialità più triste. Molto più triste. Anzi, no, ce n'è una che è sempre triste, però tengo la più triste per dopo. Già che il nostro Giuliano è stato un attimo richiamato dalla giuria. Mentre è stato richiamato dalla giuria, io chiederei al qui presente imputato il... Sì. Come mai la Corea ha denunciato la Blizzard? Sì, o meglio, più che denunciato, aspetta. Erano stati messi proprio alla sbarra. Ma la Corea chi?
La Corea del Sud. Stavolta del Sud. La Corea del Sud. Penso che sia forse persino il primo mercato della Blizzard, non lo so, però sicuramente penso i titoli di Blizzard hanno una presa in Corea che è molto 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 sì, molto alta. StarCraft, minchia, è uno sport, lo danno per TV. E anche Diablo, insomma. Viene citato nei telefilm. Il tanto atteso Diablo 3 non ha fatto eccezione, insomma, ne sono state vendute anche un sacco di copie in Corea. Okay. Solo che chi giocava a Diablo ben si ricorda la prima, il primo impatto con il gioco era stato tremebombo per questioni di server, ovvero non pare non ci fossero proprio abbastanza server per sostenere il carico totale dei giocatori. Avendone vendute tipo 6 milioni di copie in un giorno, una roba simile, ne avevano venduti veramente un'infinità, numeri da capogiro in pochissimo tempo, loro stessi non erano pronti a sostenere una massa così grande di giocatori. E in Sud Corea, e negli altri paesi europei o magari americani, insomma, la gente aveva detto sì, però questo sistema sembra una presa in giro, perché non si può ottenere un rimborso anche se non si riesce a giocare al gioco, perché effettivamente certe persone hanno comprato il gioco, che so, io dico il lunedì, e fino alla settimana dopo non sono riusciti a farci una partita, perché il server non, o meglio, i server di login non permettevano l'autenticazione e dava sempre un errore, mi pare che fosse errore 37, una roba simile, continuava a sparare fuori questo errore e in un certo senso limitare proprio il giocatore, non si poteva giocare, non si poteva giocare. In Sud Corea si era passati oltre, quindi è stato direttamente lo Stato che ha fatto una buona vecchia perquisa alla Blizzard dicendo scusate, ma com'è che qui tutti i giocatori sono incazzati come delle iene, non c'è un modo di ottenere un refund, quindi non si poteva ottenere un rimborso per il gioco acquistato, dato che le clausole che c'erano all'acquisto facevano in modo che nessuno potesse prendere questo tipo di rimborso. Insomma, chi la dura la vince. In quel caso lo Stato obbligò la Blizzard, che venne trovata colpevole, diciamo, di aver venduto questo prodotto e non aver tutelato in un certo senso i consumatori che lo avevano acquistato. E quindi credo che sia un caso unico, soprattutto per un gioco del genere. La Blizzard ha dovuto attivare, tipo, c'era un periodo di tempo che non mi ricordo se era un paio di settimane, forse persino meno, ha dovuto attivare per un periodo di tempo un apparato che fosse in grado di ricevere le richieste di rimborso e rimborsare quelli che effettivamente ne avevano diritto secondo delle regole che erano state accordate con lo Stato. Quindi delle persone effettivamente in Corea sono riuscite a farsi ridare i soldi per Diablo 3. C'erano tipo dei... bisognava essere sotto un tot di livello, bisognava essere tipo non più di metà del gioco, non più di due terzi del gioco, una cosa simile. E sotto una certa fascia di reddito. No, quello per fortuna no. Lì là. E insomma, sono stati obbligati, cosa che ad esempio in Europa o in America non è successo. Quindi un caso abbastanza unico, direi. Ma perché dove nuovamente è talmente sentita la cosa dove lo Stato si è fatto avanti per i consumatori. Probabilmente perché ci giocavano anche loro. E quindi dicendo che cazzo. Si sono incazzati tutti. No, e secondo me anche perché sono asiatici. Quello è vero. Appunto, come coi giapponesi prima. I giapponesi vengono a casa tua, ti trovano la bega e te la sbattono lì. Neanche i coreani l'hanno fatto in questo caso. Ma quello è stato fatto giustamente, perché purtroppo i problemi c'erano. Diciamo che il team di sviluppo che si occupava di Diablo 3 in quel momento ha avuto un sacco di problemi sia nell'immediata release, dopo l'immediata release del gioco, che un paio di mesi dopo, fino a che insomma i vertici sono stati completamente sostituiti con altre persone, proprio perché i giocatori stessi non li potevano più vedere, non li volevano più vedere, no?
quindi anche per una questione politica sono stati tolti. Mi pare ci fosse Jay Wilson al tempo. Sì. Pensa. Non facciamo mai arrabbiare gli asiatici. No. I loro legali non hanno pietà. Come gli avvoltoi sulle case sopra la città. Esatto. Questa diventerà un'altra t-shirt, eh? Eh no, però sarebbe plagio, quindi... Eh sì, e niente. Che sfiga di merda. Di nuovo. Sì. Plagiamo i plagiati. Sì. Chi plagia è il plagiatore. Mm. Però, mentre noi rischiamo spesso le denunce come sito... Sì. Ci sono diversi siti che... hanno rischiato la denuncia e purtroppo non sono stati denunciati a dovere per quello che è successo. Brutti cazzi mosci. Perché voi vi ricordate della magica serie per PlayStation 1 dei giochi di Driver? Sì. Come no? Come dimenticarsi il fellone. Mamma mia. Però ragazzi, vi aggiungo una chicca. Come ricordate, il primo era sviluppato da una casa che si chiamava Reflections. All'inizio del gioco usciva scritto A Game by Reflections. E fin qua. Voi come lo traducete? Un gioco dal riflesso. No, beh, cioè, si capisce che è un gioco della ditta che si chiama Reflections. Sì. Non è un difficile. Gioco dalla riflessione. Non so, Guarda, Max, ti stai avvicinando a una zona pericolosa. Un famoso personaggio che citavamo soprattutto nei primi episodi di Vintage Criticast. Era un mio compare giocatore che era famoso per frasi inquietanti come peccato ce l'avevi quasi fatta e altro. Ok. Che la primo pomeriggio che provammo Drivers mi disse però Giano che strano, guarda sta scritto un gioco di riflessione. Ah, era filosofico. Okay. Allora c'ero quasi arrivato. Esatto. E vabbè. E lui pensava che fosse tipo una di quelle cose, questo gioco è una storia di fantasia che si basa sulla realtà, tipo quella all'inizio dei Final Fantasy? Non lo so, forse tipo che fosse una trappola, che dice, non so, un gioco di riflessione, sarà un Sudoku, e invece guidavi la macchina. Tra l'altro, paradossalmente, cosa che sì. È successa veramente nella serie... Che giocavi il Sudoku? No, vabbè. Con le macchine. No, impari Driver San Francisco che alla fine tu scopri che stai sognando, che in realtà non è vero quello che sta succedendo. No, Dio, questa stronzata. No, io non avrei sparato al televisore. Non lo dovevo dire. Vabbè, va bene. Ma invece, ricomponiamoci nelle nostre suits. Sì. Perché io sto parlando del Driver Gate. Voi sapete cos'è stato il Driver Gate? Sì, ma non ce lo scappamento ricordiamo. Profondo. Quando è uscito Driver 3? Sì. Ha preso con la scritta vergognosa Drip 3. Che brutta. Già quello uno prendeva 7 di voto solo per quella ragione. Però ha preso voti che andavano dal 50 al 60. Lo spettacolo. Dei siti del marchio Future, tipo PlayStation Magazine, Xbox World, e così gli è andato 9 su 10. Che miseria. Okay. Quanto dicendo, li hanno pagati? Che fico! Tanti giocatori e giornalisti sono andati a bussare da chi ha creato sto gioco, che sono tra l'altro i nostri ormai amici dell'Atari. Sono amici e nostri. Gli hanno detto, Atari, magari vi mandiamo una denuncia. Atari magari. Perché? La maglietta. Perché? Perché è finto, non è un gioco da 9, è una cosa talmente sputatamente evidente che okay. Dovete sparare qualche cosa. Allora, su Games Radar avevano fatto un thread sul forum e Games Radar era sotto Future dicendo non è possibile, ma come fanno a dire che quel gioco è un gioco da 9, ma è un gioco venuto male, ma è il peggiore della serie, perché allora erano usciti solo l'1 e il 2. Ok. C'è qualcosa dietro, gli hanno dato qualche cosa, è evidente. Loro no. Dopo un po' i moderatori hanno coperto tutto con la sabbia, messo tutto sotto il tappeto, e poi indovinate un po', ops, si è scoperto che quelli della Future erano legati... anche per questo forum a un gruppo che si chiamava Babel Media, okay.
e che facevano Astro Turfing. Che cos'è l'Astro Turfing? È una strategia di marketing che comporta nel parlare bene di un prodotto mediocre, e siccome ne parlano bene in tanti, la gente si autoconvince che quindi è bello. E ha successo. Ah, succede spesso ultimamente. Proprio il non è bello perché è bello, ma è bello perché piace. E il fatto è che non so se alla fine gli hanno fatto il mazzo o no, credo che la cosa si sia un po' chiusa lì. Ah, hanno detto, vabbè, cattivoni. Per noi è bello. Perché loro, con un'astuta mossa di marketing di nuovo, sono riusciti a convincere la gente che era una cosa di cui non preoccuparsi. Quindi se hai convinto abbastanza gente che non era una cosa di cui preoccuparsi, è passata in sordina. Quando gli agenti marketing sono meglio dei tuoi stessi legali. Esatto. Mamma mia. Incredibile. A rogo. Ma allora, io ho ancora un caso, ma direi di bypassarlo. Lo dico molto molto velocemente. L'amicone di tutti i videogiocatori, l'avvocato Jack Thompson, che è andato a dire: GTA causa gli assassini, causa gli omicidi, non va bene. E gli hanno detto: guardi che non è così. No, è quello. Rende la gente pazza. E dopo la gente ha voglia di uccidere le persone. Poi ho mio figlio, magari gli ho regalato per i 18 anni una Colt. Però è perché gioca a GTA che poi la violenza si impadronisce del suo corpo. La cosa ha preso talmente tante di quelle schiaffate in faccia che dopo un po' mi pare non sia... cioè, l'abbiano persino degradato d'avvocato, gli hanno tolto... L'hanno radiato dall'albo. L'hanno radiato dall'ordine, sì. Non so più per cosa, però... E lui ha continuato, Ha continuato a dire, ecco, mi vogliono zittire perché vogliono... non so, complottismo. Vogliono rendere la società malata utilizzando GTA. Ma... Sì, è tutto un gomblotto. Gomblotti, illuminati, eccetera. Rettiliani e altri ani. No. Però... maledetti ani. Però, noi parliamo di giochi che poi possono dare degli insegnamenti sbagliati. Invece di parlare di GTA, che comunque è tutto molto spesso in buttad, parliamo di giochi dei giapponesi. Oddio. Parliamo di giochi tipo Rayplay. Oddio. Gioco vietato in 8 paesi diversi, perché in sostanza la trama è... solo 8? Sì, no, forse qualcuno di più. Cioè, in altri ci sono stati delle censure. Mettiamo. Per diversi stati l'hanno proprio bloccato, perché la trama in sostanza è... trovi una madre con le figlie, due figlie... sulla metropolitana giapponese e chi più ne ha più ne metta. Sì. Tu puoi costruirtele come vuoi, se non vado errato, cioè ci metti i capelli, gli occhi, il fisico, la dimensione delle puppe, eccetera. E poi le rapisci, le porti a casa tua e le stupri. Ale. E tu dici, già questa cosa dovrebbe essere denunciata da una class action del globo proprio. Che vadano a dire ai giapponesi, la vostra idea di sessualità è un po' diversa dalla nostra, ma tenetevela a casa vostra. E invece? E invece da tante parti è passato e in certi stati però è stato censurato. Ma è stato censurato per dei motivi idioti. Compareva la pubblicità della Pepsi? Cioè, no, però... la marca di mutande delle tipe detto, era... In uno dei finali del gioco, il protagonista non riesce a tenere queste chiuse in casa, queste scappano. Ok. Lui ha i sensi di colpa e si ammazza buttandosi sopra i binari della metropolitana. E questo è ovviamente un problema. Hanno bloccato il gioco dicendo: non possiamo mettere un gioco che istica al suicidio. Ah, però lo stupro sì. What the fuck? È evidentemente così. Pe-
peggio ancora, tanti che hanno detto: eh sì, però forse le figlie sono minorenni, allora forse non si può. Perché se hanno maggiorenni, le potevamo prendere anche a motosegate in faccia. Non riesco a seguire il discorso. infatti. Cioè, immaginatevi la faccia dei giudici che hanno dovuto seguire queste cose. Però sai, paradossalmente, sembra un po' quando senti quei casi assurdi di giudici che assolvono gli stupratori. Tipo, sai, perché la vittima si era messa il pantalone corto. Così. Vabbè. Che tristezza, ragazzi. Abbastanza. Quindi, data l'eccessiva tristezza, direi di abbandonare le case denunciate dal mondo e di fare un voltafaccia, un voltagabbana, e andare a prendere le case che hanno denunciato qualcuno. Eh già, perché anche una casa di videogiochi può denunciare qualcuno in tribunale se si sente offesa, se sono venuti meno al contratto, se gli stanno taroccando, eccetera, eccetera. Ad esempio, un caso piuttosto inutile per il mondo, però buonissimo per Novella 2000, è stato quando la Gate 5 LLC, casa famosa per niente, perfetto, ha denunciato Beyoncé perché aveva il culo troppo grande. Non stava nella copertina del gioco, no, perché ha detto: noi facciamo come primo videogioco un videogioco su Beyoncé, che idea bellissima, wow, ottimo. Fanno il videogioco su Beyoncé, chiedono i diritti a Beyoncé, Beyoncé dice va bene, e poi tipo 2 mesi dopo non gli dà i diritti. E loro fanno: no, ma scusa, ma noi ti denunziamo perché noi come facciamo a fare il gioco? E lei ha detto: ma voi non mi avete pagato in tempo. Allora dovevate pagarmi prima. E nulla, hanno licenziato le 70 persone e ha chiuso la Gate 5 LLC. Che vita ricca. Ma... titoli importanti. Così. Eh sì, perché anche poi per pagarsi le spese di tribunale, non avendo soldi, hanno dovuto... Sei furbo. Sei furbissimo. Quando la genialità regna sovrana... GG. Esatto, GG grandioso. Però questo è un caso minore, un caso bizzarro. Un caso in cui si è parlato tanto, tanto, tanto di più. Ma tanto di più. Tanto, tanto, tanto. L'Activision ha denunciato 2 signori che si chiamano Vince Zampella e Jason West. E io spero sia veramente un nome falso. Modern Warfare. No. Gente legata a Modern Warfare. I creatori di Modern Warfare, i fondatori dell'Infinity Ward. Hai capito. For what? Non ho detto perché. È perché li hai licenziati. Cioè, fermo, ripeti. Attenzione, cosa è successo? Il discorso è stato che è finito il contratto. Loro sono stati quindi buttati fuori dalla casa, ma hanno detto: no, tornate indietro, fratello, perché ci fate fare i soldi, siete la gallina dalle uova d'oro. Ok. E allora hanno detto: no, noi vogliamo andare a lavorare con la EA. Allora l'Activision ha denunciato la EA, perché ha detto: e questi vanno a casa vostra, che cosa fanno? Fanno Titanfall. Sotto altro nome, non più Infinity Ward, ma Respawn Entertainment. E quel gioco lì finisce sotto EA. Loro erano nostri. Loro devono fare i COD. E come è finita? A pesci in faccia, suppongo. Esatto. No, a pesci in mano. Che è anche un po' il tema della serata, purtroppo. Sì. La EA e l'Activision si sono trovati in uno stanzino e hanno detto: ma voi volete veramente spendere dei soldi per una cosa del genere? No, ok, niente, tutti a casa. Cioè aggiungerei anche la musichetta. Potevamo evitare dall'inizio tutto sto casino. Perché? Activision, comunque, perché? Viviamo in un mondo bizzarro e soprattutto in un mondo dove se tutti non fossero dei fottuti coglioni si risparmierebbe molto di spese legali. Questo c'è scritto sulla Bibbia proprio. Però è scritto anche nello New Testament.
Però prima abbiamo parlato di tarocconi. Già. Si suppone che tarocconi abbiano portato anche a dei casi di titoli taroccati talmente in modo evidente che è scattata la denuncia. Come mi pare, se qualcuno mi aiuterà, è successo con i famosi Candy Crush Saga, al di là della discutibilità del titolo. Ma sì, perché diciamo questo. Ora, prendiamo una persona qualsiasi. Se vediamo Candy Crush Saga, chi avrà mai potuto denunciare? Qualsiasi altro clone quelle, uscito. Quelle io, cioè, se fossi stato quelli di Bubble Dragon, avrei denunciato quelli di Candy Crush Saga. No, di Candy Crush nemmeno. Ma di tutti quegli altri giochi che sono copie palesi. Che basta andare sul Play Store, pubblico e legale, ed è la fiera del clonazzo. Oh sì, Invece, caro Roberto, il colpazzo dove è andato? Invece appunto, da quello che ho capito, sono gli uni che hanno denunziato gli altri. Sì. Dicendo, però noi abbiamo fatto più soldi, è stato venduto di più, quindi vuol dire che il nostro è più importante e quindi la formula di successo, voi state copiando noi. Non me l'abbiamo fatto noi prima. No. E quindi di nuovo... Un po' sai quando in Italia tipo facevano le cover, non lo so, tipo di cantanti americani anni 50, tipo adesso Santo io faccio una canzone e copio Frank Sinatra poi lo denuncio. Per un attimo avevo pensato male, Giuliano, per un attimo stavo pensando alle cover tipo scricca la suoneria, Materazzi è caduto perché ha preso la testata. No, allora, cosa? Quelle sono da denuncia penale. C'era un tipo con la voce fessa. Vladimiro Tallini fa la radio dalle nostre parti. Vittorino, esatto. Vittorino. Un mio amico, uno che conosco, ci lavora pure assieme. Madonna. Vabbè. E questo annunciava queste cose, ma anche tipo roba il Puccino Pio... Suonerie vergognose, tipo rispondi dai e via dicendo. Adesso morirai. Esatto. ma per una persona del genere che ha scaricato questa suoneria, la morte è troppo poco e troppo veloce, soprattutto. È bellissimo. E quindi insomma queste cose andavano per la maggiore, però appunto non parlavamo di questo, che poi credo siano usciti indenni bene o male, cioè finito il boom della gente che si spezzava i pollici a scaricare queste puttanate. Così, e no, diciamo, quell'altro tipo di denunce, sì, in effetti Candy Crush ha fatto una cosa del genere, e poi appunto in generale denunciando tutti quelli che mettessero il nome Saga nei loro E quindi di conseguenza... No, hanno fatto una figura di merda. Ah, è vero, avevano adesso mi è venuto il guizzo, vostro onore. Sì. Quei deficienti hanno denunciato quelli di The Banner Saga, il gioco quello lì dei vichinghi. Esatto. Ma come se adesso, non so, io dico la saga di Star Wars, la saga di Star Trek, copione. La gente potrebbe capire male. Ma capire male cosa? Che sono combattimenti su griglia tra vichinghi con le tue balle delle balle. Cioè, come se io prendo l'elenco del telefono e denuncio quelli col cognome uguale al mio. Esatto. Cioè, e non ve lo siete cambiato. La querel era tutta sul fatto di aver usato la parola saga. Esatto. Come se saga prima, cioè, non fosse mai stato usato in nessun altro media esistente nel mondo. Infatti il giudice aveva detto: scusate, ma è una parola di vocabolario, allora adesso io prendo la parola water e prendo diritti su tutti i giochi che hanno la parola water dentro. Sì, no, appunto quelli di Star Trek dovevano denunciare George Lucas perché ha fatto Star Wars. Si è messo una star anche lui e allora via, denuncia. Ma no, magari è successo, che lo so. Meglio non sapere, forse, ma... Meglio non sapere, no. Ma, a proposito di... Un altro caso è stato quello della Sega. Dalla Saga passiamo alla Sega. Il passo era breve. La Sega ha denunciato la Fox. E per qual motivo? Oddio, ho già capito.
Max, perché gioco secondo te ha denunciato la Fox? Se stiamo parlando della Fox e la Sega, l'unico motivo può essere Alien. Vero? No. No? No. No, no. I Simpson. Come i Simpson? Cosa? Vi ricordate di quello schifo di gioco uscito che si chiamava Simpson Road Rage, che facevi sì. le gare? Sì. È Crazy Taxi della Sega. Come Crazy Taxi della Sega? La Sega ha detto, guardate che quello è Crazy Taxi. Ci avete messo Homer e i personaggi dei Simpson, ma il gioco è quello lì. Cioè, giri con una macchina a caso in maniera divertente, facendo i salti. Oddio, non lo so, perché sinceramente non l'ho mai visto questo gioco. Cioè, di persona, so che esiste, ma non l'ho mai visto in azione. Però, sì? Sì. Io sono, purtroppo di questa storia sono manco del finale, quindi non so come si sia risolta, chi abbia vinto e chi perso. Ma... c'è stato... Adesso sto cercando qua dai tablet del tribunale. Ah, è stato risolto in privato con un accordo economico non dichiarato. Quindi hanno preso qualcosa da lì. Quindi avevano veramente preso qualcosa da Crazy Taxi. Ah. Stozzoni. Stozzoni, sì. Schifato, ragazzi. Quando arrivi a copiare la Sega. Ed era l'EA, perché era l'EA che aveva i giochi dei Simpson. Sono veramente schifato. Proprio... E proprio. Così, così est. Sì. Ma. Chiudiamo questa parte di case videoludiche che, che denunziano le genti con una denuncia che non poteva non arrivare. Dottor Luongo. Sì? Potevano andare avanti per una vita negli anni 90, ma prima o poi qualcosa sarebbe successo, sarebbe scattato questo caso in tribunale. Pensavano di farla franca. Sto parlando ovviamente della Nintendo che denuncia la Tengen. La Tengen è quella ditta che è stata famosa per fare anche le pubblicità senza spregio sui giornali dei giochi del NES Tarocchi. Porca troia. E beh, li hanno acchiappati alla fine, perché in effetti era un attimino strano. Che questi facessero comodamente i cazzi, no? Fregandosi roba vecchia. Troviamo dei ricettatori praticamente. Ma tipo quelli che, che ripubblicavano il Tetris? Esatto, sì. Infatti ricordi anche tu, Max, che compariva tipo Tetris sotto Tengen. Madonna. E tu dici, ah, l'ha fatto la Tengen. Eh no, l'ha copiato la Tengen, è diverso. Porcaccio. 1987, ottima annata. Vabbè, ma lì è giustissimo. Cioè, lì è una denuncia giusta. E comunque, ragazzi, siamo solo a 9 ore nella puntata e siamo finalmente alla prima denuncia giusta. Esatto. Esatto. Perché? Cosa è successo? La Nintendo come faceva con chi faceva i videogiochi? Perché adesso siamo talmente abituati, anche voi da casa che siete più giovani, siete abituati a sentire case diverse di sviluppo dei videogiochi. Sì. Ed è strano dire, la Nintendo faceva i videogiochi per la Nintendo. E poi c'erano le case dei terzi party che qualcuna ogni tanto faceva dei giochi per loro. Ma la Nintendo gli diceva, noi vi diamo il permesso di fare un gioco, sì, per esatto. NES. Sì, ok. Tanto più che se era la Nintendo stessa che creava un accordo con questa casa, compariva il famoso sigillo di qualità Nintendo sopra. Sì. Sì, che poi anche questo era una cosa un po' alla Carlone, perché bene o male anche giochi scorreggiosi ce l'avevano e il sigillo mancava solo da quelli clamorosamente taroccati, tipo quelli biblici, per esempio. E quelli anche non avevano, infatti, erano come questi, non avevano licenza Nintendo. Esatto, esatto. Tanto che poi ne parleremo magari a Natale con la puntata dei giochi santi. Sì. C'erano i casi di giochi come lo sparatutto di Noè contro le capre, che avevamo già citato,
che per funzionare dovevano essere inseriti dentro un'altra cartuccia del SNES. Esatto. Cioè facevi una torre praticamente. Perché? Perché la Nintendo furba aveva messo un chip che bloccava tutti quei giochi che non erano sotto licenza Nintendo. Quindi tu non potevi far girare un gioco sulla Nintendo se non avevano il chippettino dentro. Ok. Cosa succede? Nell'87 l'Atari, sempre li finiamo, sti amici cannatoni, si è divisa in due parti. Una parte era l'Atari Games e l'altra è stata Tengen. E hanno detto, proviamo a fare dei giochi per voi con delle licenze un po' meno restrittive. Cioè non è che per forza dobbiamo fare un gioco meraviglioso, bello per andare su, perché così ci date il sigillo. Facciamo una cosa più così. Nintendo ha detto, no, noi vogliamo solo giochi di qualità come con tutte le nostre altre case, vedi, tipo LJN. Dire comunque mi avrei portato quello in tribunale, vostro onore. Mentono. Però cosa hanno detto? C'è questo chip e vabbè, noi troviamo un modo per fregarli mettendoci una cosa che bypassi quello nella nostra cartuccia e vendiamo i giochi uguale. Ottimo. E che problema c'è, scusa. Ma sì, via. Così la Tengen è stata denunziata dalla Nintendo per aver infranto il copyright e il patent, cioè le condizioni di utilizzo della console. E la corte ha detto, ha ragione Nintendo, Tengen pagate, no non possiamo, andate via, e hanno chiuso. Cioè quindi se ne sono andati via tranquilli? No, penso, allora da quello che ho capito hanno trovato poi forse un qualche accordo fuori tribunale. Quindi non vorrei fosse stato proprio uno di quei casi in cui anche dalle case, cioè anche dalle case, anche dalla corte gli hanno detto, ma perché venite a discutere qua? Cioè io così vostri? Informandomi, così consultando il database, sì, trovo che praticamente quando sono finiti in tribunale, ok? Cioè la Tengen è stata trovata non colpevole. Ah. Perché praticamente il giudice che stava esaminando il caso non ha capito il problema. No, reputato, cioè praticamente secondo il giudice il microprocessore e il linguaggio di programmazione che aveva utilizzato la Tengen per fappare i giochi della Nintendo erano diversi da quelli della Nintendo e quindi non poteva, cioè il fatto non sussisteva perché non avevano utilizzato la stessa cosa. Non lo so, boh. Ma è forte. Ma l'hanno fatto in Italia il processo. Ma non lo, cioè, boh. Eh sì, perché la cartuccia c'aveva i pantaloni corti. Ma esatto, cioè è come dire, io lo faccio, cioè io sono porca puttana io. Comunque, cioè, è dire come boh. Io faccio le robe della Roventa, che sono, non lo so, in acciaio, ma le faccio in bronzo. Esatto, le faccio uguali in bronzo e quindi non puoi denunciarmi. Anche no, perché la tua è la bronzenta. Cioè, vabbè, ma è uguale. No. Ok, no. Non lo so, chiamate un avvocato. Chiamate un'ambulanza. No, ti giuro, davvero, sì. il giudice a quanto pare non non li trovò colpevoli. Aggiungo, però non ha capito come fare il suo lavoro, però è palese che li obbligò a non utilizzare il restante codice che riguardava la comunicazione fra il chip e la console. Ok, e con grazie a sta roba praticamente Nintendo ha potuto, cioè questi non hanno diffuso il modo per ciulare sta roba, come posso dire? Hanno permesso alla Nintendo di prendere delle contromisure per questa cosa qui. Ok, detto lo fate solo voi, ok, basta. Esatto, cioè loro l'hanno scampata, però basta. Allora come ha fatto la Wisdom Tree a fare giù di giochi su i re magi? Boh, non so. E allora l'ho detto, ma noi stiamo comunque, anche se facciamo plagi,
Noi abbiamo il potere di Cristo. Leggo che hanno avuto un altro... Cioè, ci sono stati due processi con la Nintendo. Uno è stato quello. E l'altro riguardava proprio Tetris. Perché okay, praticamente loro hanno Tetris. E in quel caso hanno perso la causa. E sono stati obbligati a ritirare e a distruggere 268.000 cartucce del gioco. Erano riusciti a venderne 50.000 prima che saltasse fuori questa cosa, però le altre 268.000 le hanno dovute distruggere. Pazzesco. Abbastanza. Patò. Come vedete questi momenti diatribici sono stati forse addirittura più in passato che oggi, che uno si aspetta oggi magari casi legali. Non lo so, è come folle comunque. E invece Io mi metto a fare la Coca-Cola. Ma ci metto, cioè uguale, identico, prendo la Coca-Cola o faccio una roba simile alla Coca-Cola, la vendo con il marchio Coca-Cola e la chiamo Coca-Cola. No, la vendo proprio come Coca-Cola, ma non è la Coca-Cola e non possono denunciarmi perché l'ho fatta in maniera diversa dalla Coca-Cola vera. Che fa, cioè, quello che fa normalmente la compagnia slovena Blues. Sì, ma io te la sto vendendo come Coca-Cola. E anche quello che fa normalmente la Pepsi. Badum-tsh. No. Parole dure. Obiezione, la Pepsi ha un gusto diverso dalla Coca-Cola. Madonna. Ragazzi, che trollata gratuita proprio. No. Perché la Coca-Cola scioglie il ferro e l'acciaio, la Pepsi solo il ferro. È riassunto e anche anni, solo il bronzo. Anni di lotte pubblicitarie così. E poi c'è quella della Freeway. Risolte in un secondo. Vabbè, quella è quella veramente buona. Quella della Freeway scioglie. È quella che puoi ballare una volta sola. Era della Freeway. E la costipazione ti saluta. Sì. Cagli siete anche di sapere che, esatto, che sono comunque un tifoso della Pepsi. Ah. Strano che nessuno abbia detto chi se ne fotte. Anch'io, se devo dire. Anzi, io sono il tifoso della Mole Cola. No! A me frega un cazzo perché bevo lo Sprite. Quindi... Bravo. Molto bene, abbiamo fatto pubblicità praticamente a tutti. E aggiungere anche Pepsi Man. Però Pepsi, esatto. Mamma mia, ragazzi. Ci sarà modo di parlare anche di lui un giorno. Esatto. E di farne soprattutto un long play. Che bello. Eh sì. Faccio anche per l'occasione un gameplay di Cocco Game, il gioco del Kinder Pinguì. Oh no. Però... No, ma perché almeno Pepsi Man era divertente. Prima che ci denuncino veramente, sì. Lasciamo perdere le case che denunciano le genti. E prima di arrivare al boccone triste, cioè noi in realtà non lo sapete, ma siamo qua come giuria in questo tribunale per giudicare un titolo veramente devastato, brutto e passato alla storia come il più denunziato del mondo. Ma in ambito videoludico o nel mondo proprio? In ambito videoludico. Ah, ok. Però, prima, giusto... Mi pare corretto soffermarci su tre momenti di class action. Cos'è la class action? È quando sono proprio tutti i giocatori che si mettono assieme per denunciare una casa perché si sentono truffati, barbatruccati, ingannati, devastati e altre parole che fanno rima. Ok. In lati. Vabbè. Giustamente, con censure. Ad esempio, ricordiamoci molto velocemente, perché ne abbiamo già parlato nel nostro podcast, cosa è successo con Alien Colonial Marines. Che è un gioco che dai trailer sembrava una cosa bellissima, straordinaria. E poi la Gearbox ci ha regalato un gioco mediocre. Moscio. Userei altri termini, però vabbè, penso debba usarli Max. Metti la recensione in link. Non ho altro da dire. È già tutto dentro. Ho già lì. Detto tutto, esatto. Ok. In riassunto con due parole. Cacca popò. Ma anche fa schifo. Esatto, fa schifo, esatto. Perché c'era questo dettaglio marginale del fatto che non ci fossero per quasi tutto il gioco gli alien. Ne ho altre due. Roba brutta.
Anche, o anche ma perché? Ma esatto. Sì, anche perché un gioco del genere, cioè era come tirare un rigore praticamente. Sì. Metti gli alien, metti i marines, i secondi sparano ai primi. Sì. E i primi danno i morsi in testa ai secondi. Cioè, non era questa cosa complicata. Ma è la... Penso che ne abbiamo già parlato della maledizione dei giochi del alien. E aggiungo anche della legge oramai scritta per la quale la Gearbox, quando non fa Borderlands, fa giochi di merda. La butto lì. Ma chissà come mai. Cioè, all'epoca avevano infatti intervistato il patron di Gearbox e lui ha detto: è venuto, esatto, isso. E lui ha detto: magari è venuto un po' meno bene questo gioco perché ci siamo concentrati un po' di più su Borderlands che... Ma no, aspetta, l'ho detto perché ci siamo concentrati su Duke Nukem Forever. Anche lì. Il fatto è che poi invece quelli della Gearbox, che hanno lavorato come studio per far Colonial Marines, gli hanno detto: ma per forza che ci è venuta una schifezza, perché tutti i soldi li hanno messi in Borderlands. Della gente l'ha presa e l'ha messa a lavorare lì. Noi siamo rimasti quattro gatti a guardarci in faccia. Va già bene che è uscita quella cosa là. Quindi non dite che avevano fatto un gioco di cacca. E non ci hanno pagato praticamente. O ci hanno buttato là a lavorare dicendo: fate quello che riesce. Tanto poi è Alien, c'è la licenza, la gente lo comprerà. E quindi da lì è scattata proprio la class action contro Gearbox, dicendo: guardate che avete fatto una cosa vergognosa. Non so sinceramente però come sia finita. Se hanno vinto i nostri o se... Se ha vinto lo sport. Esatto, o se è finita... Di solito vince lo sporco in questi casi. No, Randy ha detto: ma avete visto com'è bello Borderlands? Sì. Quindi... Bene. Che poi vedo dal database... che c'è stata anche una diatriba tra Sterling, ok, che è un recensore di Destructoid, che ha distrutto il gioco, e praticamente c'è stata una battaglia tra questo qui e Randy Pitchford, che è il presidente, il CEO della Gearbox di allora, non so se sia ancora lui. Ma sì, penso di sì. Jim Sterling è quel tipo bruttissimo che poi, non so se se n'è andato, l'hanno cacciato da Destructoid. Oh mio Dio, che ha fatto il suo canale YouTube. E questa è una voce orrenda. Vi ricordate la voce da minchia fumogena di Naruto? Di cui parlavamo tempo fa? Sì. E questo è la versione peggio, cioè la minchia fumogena dopo il calcio nei coglioni. No, guarda, l'ho appena cercato e niente, credo sia uno degli esseri umani più orrendi che abbia mai visto. Vabbè, ma non e qua scatta la denuncia subito. Ma non per l'aspetto fisico, ma proprio per l'aspetto di... viscido. Sì, sembra uno, so, un nemico di Fracchia uscito dal film. Sì! Sì, o di coso, aspetto di... come minchia si chiama? O di Austin Powers. Sembra Ciccio Bastardo di Austin Powers. Sì, esatto. Oddio, vabbè, ok. E niente, praticamente c'è stata... Vabbè, allora a questo punto do ragione a quello della Kirby. No! Basta. E aggiungiamo con un'altra provocazione. Ma è la sprite che ha copiato la 7-Up o viceversa? È una domanda ardua, eh. Però hanno un gusto diverso. Sì. Risponderemo nella prossima puntata. La sprite sa solo di zucchero e un po' di limone. La 7-Up sa solo di zucchero. Il limone no. No. Il limone no. Costava troppo. Se lo sono dimenticato a casa. E vabbè. Esattamente. Ma andiamo su qualcosa di più corposo. In tre parole vi triggerò, come direbbero i giovani. Vai. No Man's Sky. Mamma mia, vabbè, di voi.
quanto è bello quel gioco, soprattutto quando è uscito, che ha creato questo momento filosofico in cui tutti si cercavano e nessuno si trovava. Sì, e anche, ha anche creato, non so come dire, dei giramenti di coglioni, niente male. E i pianeti girano nel cielo. Ricordo i commenti pepati, e pepati è un vero eufemismo, quando qualcuno finì il gioco e rimase davanti allo schermo a guardarlo per un po' e disse ma vaffanculo, installò il gioco probabilmente. Sì, anche perché ricordiamo, cosa hanno fatto questi geni? Oltre ad aver promesso già un gioco che doveva essere incredibile con miliardi di variabili e poi ne hanno messo la metà? Sì, diciamo che c'è, insomma, la cosa principale era il discorso multiplayer, ovvero dal creatore, ovvero dall'ideatore principale era stato detto più volte che il gioco sarebbe stato in multiplayer, su Reddit, a voce, intervista, multiplayer, multiplayer, multiplayer. E poi in realtà il gioco non lo era. E a livello di vendita questo è un problema, perché quando tu in un certo senso pubblicizzi un gioco dicendo che è multiplayer, poi però multiplayer non è, mi stai vendendo un prodotto non conforme. E la gente poi si sente un po' inculata. Esatto, soprattutto perché se mi dici, vabbè, il gioco è un mega giocone, uno spettacolo, non c'è il multiplayer, probabilmente lo faranno. Magari uno si imbizzarrisce anche di meno. Lì il fatto è che il gioco era molto sotto le aspettative, ovvero sembrava veramente il titolo che avrebbe cambiato l'andazzo di un certo tipo di giochi, perché avevo questo super mondo generato in modo procedurale dove si potevano gestire pianeti con faune a caso, cose a caso, ambiente a caso. Tutto a caso. Sarebbe stato sempre tutto diverso, sempre tutto bello, sempre tutto così. Poi in realtà era tipo una fabbrica del farming grinding più totale, non era così ben fatto, rimaneva una grande idea però finita molto male, e ancora dicendo è multiplayer e poi non lo è, la gente si sono incazzati come una bisce, come delle bisce i giocatori, e si era paventata una denuncia, che però non c'è stata, perché in realtà mi pare che quando uno parla su un forum, in un posto del genere, fa un'intervista dove dice delle cose del proprio prodotto, non è considerato come pubblicità, quindi non hanno potuto considerarlo come pubblicità ingannevole. La sintesi è stata un po' quella, non c'erano i mezzi per procedere. Certamente rimane la super figura di merda che è stata fatta, sì. A dire infatti poco. Chi ancora ha sentito di No Man's Sky? Una volta forse, però. Mi ricordo di aver visto che a testimonianza di come il gioco purtroppo sia caduto nel dimenticatoio c'era la pagina Twitter degli sviluppatori, del tipo che prima del lancio e tutto quanto, il giorno del lancio, cappellate dei tweet dagli sviluppatori stessi, poi dopo il lancio basta, tirato giù la serranda. Sì, tirato giù la serranda, ha detto anche perché poi su un gioco con una complessità del genere, insomma, è effettivamente complesso il discorso di generare in modo procedurale un mondo, un universo più che un mondo intero. Beh, tanta roba. Magari non c'era il multiplayer perché era difficile da far funzionare. E quando queste feature non vengono inserite, possono esserci mille motivi, ma il primo che salta all'occhio della gente, o meglio, che la gente pensa, è forse perché non si riesce, o meglio non si riesce con una quantità di risorse, può tornare indietro in qualche modo, e allora si prende la sabbia, si fa un po' di lavoro di copertura, due colpi di pala, e se va bene in qualche anno la community, la gente dimentica. Certo, per le Hello Games non la vedo bene fare un altro gioco. No, anche perché dico, ne avete lasciato già una metà,
Esattamente, no, cioè vieni marcato come ah, ma voi siete quei che hanno fatto No Man's Sky. Che poi boh, cioè uno rischi, adesso non voglio fomentare gli animi di nuovo, però uno rischia di fare un po' la fine di prodotti come DayZ. No, DayZ non ha ancora fatto quella fine, però per DayZ vi avverto che no, ma potrei parlarne per me, due podcast da solo. Ma secondo me DayZ è peggio, cioè di No Man's Sky. No, allora, fermi un attimo, no? Allora adesso io lo voglio un insulto coerente e dettagliato di DayZ, perché adesso il pubblico sente magari giusto due parolacce così decontestualizzate e non si infuria abbastanza. Ma un insulto deve essere una parola sola, tipo quelle tedesche lunghissime. Non ci avevo pensato, però adesso mi hai fatto venire l'ospizio. No, quindi ma dirò non... Schadenfreude a caso. Diciamo che sarebbe la sintesi dell'unione di tutte le peggiori parolacce del vocabolario. Perfetto. No, perché... Per insultare non uso parolacce in questo caso. Ed è strano. È il miglior esempio di com'è il peggiore early access possibile. Sì. Sì. Io, guarda, adesso dirò una cosa terribile, ok? Ma appunto, già l'ho appena detto, secondo me No Man's Sky rispetto a DayZ è un lavoro fatto meglio. Perché nel senso, ok, quello che ha... inculato tantissimo quelli di No Man's Sky, secondo me, è stata il marketing... come loro si sono venduti, perché hanno voluto spacciare... Hanno parlato troppo. Hanno voluto spacciare il gioco per qualcosa che effettivamente non era. Se No Man's Sky fosse uscito così e basta, com'era, secondo me potrebbe anche aver avuto successo. Però si sono... Anzi, lo chiamavi indie. Esatto, cioè si sono fregati con le loro mani, secondo me. Ecco. E DayZ, ok, facendo un altro paragone con un altro gioco che è WarZ, che anche quello ha avuto delle vicissitudini parecchio lunghe e travagliate. Quindi la Z nel titolo porta sfiga, la cominciamo titolo, una la roba Z... della Madonna proprio. La Z nel titolo porta sfiga? Pensate solo già al film, ecco, World War Z. Da un certo punto di vista, anche War Z è stato meglio di DayZ. Perché nel senso, War Z a un certo punto è uscito, hanno detto, gente, questo è il gioco. Ok, il gioco è incompleto, perché cioè è incompleto da un punto di vista di uno che si aspetta un giocone, ok, o di uno che si aspetta un gioco bello, ok, se mi butti là un gioco brutto e mi dici guarda questo gioco, ok, posso dirti va bene, questo è quello che hai fatto, è una merda, però l'hai fatta, è tua, bravo, no, fa schifo, ma bravo, nel senso che l'hai finita. DayZ, porca puttana, è nel limbo da quanti anni? È uscito, mi pare, a dicembre 2013. Ecco. E siamo nel 2018, quindi diciamo che sono 4 anni un po'. Perfetto. Perché fine 2013, quindi non diamogliene 5. Sarebbero, cioè, quindi... 5 conto grosso, ma sono 4 e... Ancora però me la tiri avanti, ancora però mi fai i diari di sviluppo che sembra che stai facendo qualcosa. E... Ma loro fanno qualcosa, dicono, quest'anno abbiamo messo le forchette. Non prendermi per il culo. Cioè, esatto. Abbiamo messo la gente che scende la scala. Dimmi, metti il gioco, guardate, DayZ è questo, fine. Più di così non riusciamo, non vogliamo fare, ci siamo rotti i coglioni. DayZ è questo. E va bene, e allora io dico, va bene, è una merda, esatto. Neanche no, perché ci ho giocato tantissimo, e anche il ci ha giocato tantissimo, ahimè, sì. Okay. Perché bene o male è divertente, o perché siamo gente brutta noi, non lo so, però ecco, se fossero arresi, avessero detto, guarda, basta, questo gioco prendetevelo, ok, e la continua... presa per il culo, e la continua presa per il culo di dire, no, vabbè, il gioco è in alfa, tra un po' va in beta, tra un po' esce, ma quando? Però non doveva andare in beta, tipo... Ma cosa? Io gli dicevo che era fine 2017. Il miglior esempio di come non deve essere un early access, perché, per fare una metafora, è uno che entra in un negozio di porcellane cercando di non far cadere
un vasetto di terracotta da 5 centesimi abbatti il negozio, no? È una cosa del genere, per cercare di salvare quello disastra tutto. I soldi li hanno presi, perché le vendite sono state enormi, più di quanto si aspettavano probabilmente. E dopo, qualsiasi direzione che hanno preso con lo sviluppo era quella sbagliata, no? È come giocare, cos'era, Takeshi's Castle, che c'erano le porte? Immagina sì. Di mettere 100 barriere con le porte e riuscire a prendere in faccia sempre quella chiusa. Hanno fatto una cosa del e genere, e ce n'è, no? Solo una chiusa. No, metti che ce ne siano due chiuse e una aperta, e continuano, cioè andando oltre a qualsiasi gioco delle probabilità, a colpire sempre quelle chiuse. E prima di trovare quella aperta se ne mette un po'. Quello che ha ancora DayZ rispetto agli altri è che ha ancora una speranza di diventare qualcosa di decente se questi si svegliano, effettivamente lo mettono almeno un po' a posto. Che è una cosa che gli altri che ha citato Max, cioè, sono morti e sepolti, secondo me. Sì. Non avranno più uno sviluppo attivo. E finite, DayZ è in sviluppo attivo. Le cose che non si capiscono è che col marketing lasciamo stare. Questi development diary degli sviluppatori che sono una palla da leggere e non danno l'informazione che serve solitamente. Infatti, forse adesso l'hanno capita e hanno fatto una checklist, buttando tutti nello sconforto, perché la beta doveva uscire a dicembre 2017. Stiamo a marzo e hanno fatto la checklist dove, tipo, su quello che volevano per la beta ne manca più di un terzo, ne manca quasi la metà. Se ci hai messo un anno per non far uscire la beta, se devi ancora fare metà delle cose, logica mi dice che ci vuole un altro anno. Se ci vuole un altro anno, cioè, non si conteranno i tavoli girati proprio per quello. Quelli dai il giro al tavolo e vai a fare altro. Insomma, DayZ, a parte il gioco che è vagamente giocabile, manca di un obiettivo finale, ovvero non, dopo un po' non sai cosa fare, ti armi, vai ad ammazzare gente, muori, riparti. E quello dovevano poi mettere base building, mille cose. Si parlava, cioè, ci sono dei vecchi schemi con delle roadmap che poi hanno in un certo senso rinnegato, dicendo che erano roadmap interne, e però le hanno postate loro. Quindi a me viene comunque da dire, ma ci prendete per scemi o siete scemi? Forse tutte e due. Una non esclude l'altra. Dove c'era tipo Q4 2015 elicotteri. Max può confermare che quando tu trovi una macchina, cioè la sedan, tipo, tu trovi una macchina, nel 75% dei casi non riuscirai a farla muovere perché è incastrata in qualche pixel del terreno. Nell'altro 20%, oppure deve esorcizzarlo. Sì, esatto, e Max era bravissimo in questo. Nell'altro 20% farai una fatica immane a trovare quello che gli manca per farla partire, e poi la schianterai dopo 8-9 minuti di guida, perché colpirai qualcosa che non vedi, oppure andrai fuori strada per motivi incomprensibili, perché la guida è su sapone. E poi c'è l'altro 5% in cui tu tocchi la macchina, appoggi il ditino sul cofano per dire: oh, che bello, ho trovato una macchina, questa parte verso l'universo e ti uccide facendo questa cosa, oppure viene, come diceva un nostro amico, viene posseduta dagli spiriti dei messicani e inizia a ballare in giro per il punto dove l'hai trovato, uccidendoti. Niente, adesso DayZ è lì, è in attesa, e è quasi un'operazione di, non so come dire, di conforto all'anima, oppure l'inverso. Leggere, giuro, fatevi un giro perché è bellissimo, il forum di DayZ su Steam. Prendete qualche discussione a caso e leggete quello che la gente dice, no? Perché da fuori, vedendo il gioco dall'account Twitter degli sviluppatori o comunque dei vari youtuber che seguono e di più il gioco, sembra tutto a posto, sembra un gioco in sviluppo normale, è così, no? E sono lì da 4 anni, perché ci volevano 4 anni. Cioè, non è che sono scemi che ne hanno sviluppato per un anno e mezzo, hanno detto forse il motore grafico non lo regge, quindi hanno tolto di nuovo, hanno cambiato il motore grafico, hanno fatto tutto nuovo, poi hanno detto ma forse qui abbiamo fatto una cazzata, hanno ricambiato tutto e adesso siamo dove siamo.
sembra che DayZ sia un gioco che non abbia subito nessun problema. Voi leggete il forum dove è pieno di gente bannata, anche solo perché ha detto ma forse lì non è proprio così ban. Vabbè. E ci sono una decina di persone che cercano di calmare la folla facendo esattamente l'opposto, con frasi tipo it's happening, patience is the key, quindi insomma abbiate pazienza che arriva, la pazienza è la chiave, e insomma sembra che vada tutto bene. In realtà poi un qualsiasi persona che ci gioca anche solo 10 ore può capire immediatamente quali sono i problemi di DayZ. Non so se Max, se vuoi aggiungere un po' di merda alla merda, proprio per dirla chiara. No, vai, no. C'è un articolone se volete, quindi sì, esatto. Arrivo già preparato. Gli approfondimento su tutta la faccenda. No, sì, perché su gran parte, perché di qualche mese, cioè di un mese fa tipo. Sì, ma comunque spiega già bene, da un quadro della situazione di questa. È abbastanza recente. Cattedrale che nessuno riuscirà mai a finire. Invece io vi do una notizia bomba. Addirittura. Ovvero che hanno detto che DayZ uscirà, neanche beta, uscirà proprio il gioco a pochi mesi dall'uscita di Cyberpunk 2077. Che non uscirà mai. Ma chi può dirlo? Chi può dirlo? Ma questa dov'è? Qual è la fonte di questa informazione? È la NATO. Però non si può dire, perché sennò poi mi denunciano. Quindi io non vi ho detto niente, ho scherzato, ho burlato. E comunque invece, per informazioni, almeno quelle verificate, l'ultima cosa che c'è è un post degli sviluppatori di inizio marzo, penso 6-7 marzo, qui c'è questa checklist dove fanno vedere cosa hanno fatto, cosa stanno facendo e cosa facendo e cosa non vogliono fare in questa versione, perché pensano che insomma si debba fare poi. E tante di queste cose qua le leggo dal 2014, quindi Quindi lascio lì. Si può chiamare DayZ un truffone? Boh. Dato che siamo in tema, no, ma non è un vero e proprio truffone. Però se questa cosa fosse stato perché un Kickstarter, ma le mazzate che si prendevano, sì, le mazzate e Steam che permette, che è legittimo col suo sistema degli early access, che non sia un truffone. Perché qualsiasi gioco schifoso tu lo butti su e dici ma mi ha fatto defecare dalle narici, sì, però perché è ancora aperto. Che schifo. Immagino orrendo. Possono ancora inserire delle cose. Possiamo ancora mettere quello. Anzi, stiamo lavorando ancora per. E tu vedi dei giochi che sono aperti a vita. Stiamo lavorando per voi. Io estremizzo. Se DayZ domani dicesse questa versione di gioco, la 062, è la definitiva, non sviluppiamo più, nessuno può fargli causa. Vero. Però per il discorso che facevo prima, almeno boh, ci si metterebbe il cuore in pace, diresti lo schifo, e probabilmente la Boemia verrebbe attaccata. Non la regione storica, anche la regione storica, sì. Basta guerre, terza guerra mondiale, colpa di DayZ. Poi quindi ci si scatena l'apocalisse, la gente si spara dalle finestre, si comincia a giocare a DayZ nella vita reale. Esatto. E gli sviluppatori dicono: vedete che siamo riusciti a finirlo. Adesso ci sono anche tutte le animazioni vere. Even better than before. Guarda com'è realistico. Vabbè. Mamma mia. Oh yeah. Vabbè, direi di asciugarci gli occhi da questa cosa. Perché sicuramente ne abbiamo una peggiore. Sì. Yeah. Sì. Siamo arrivati alla fine, all'imputato vero della puntata. Tutto questo è stato un preambolo per arrivare lì. L'imputato. L'imputato. E quindi io sto preparando già la sedia elettrica, la sto mettendo nella camera a gas. Io dicevo, prima ve lo porto al vostro giudizio, poi per decisa la pena.
Sto parlando del titolo che ha avuto tipo 7 case diverse che lo hanno denunciato. Wow. Sono curioso. Dopo l'uscita ne è stata richiesta la, non so se distruzione, no, però comunque il blocco immediato della vendita delle copie. La distruzione, ok. Tipo vanno per casa a sparare il PC. Esatto. Sì, 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 sì. Hackpong. Perché questo caso è stato vergognoso. Ma proprio non solo per il gioco in sé, che fa schifo, ma per la sfrontatezza di quello che hanno fatto. Okay. È più noto forse nell'ambiente degli avventurieri, quindi avventure grafiche, essendo un punto e clic. Ah, ok. Mi faccio un po' di storia iniziale. Nasce come gioco per Atari, ma come avventura testuale. E la storia è anche carina. Hanno preso una storia vera di una nave che si chiama la Mary Celeste, che era capitanata da un tal Benjamin Briggs, che è scomparso. E tanti dicono è affondato con la nave. Però era una storia del, penso, 500, così. In tanti ci hanno fatto romanzate su, no, è finito all'inferno, è finito nell'altra dimensione, dimensione forse non nel 500, però facevano un po' quelle storielle da marinai e tu puoi scriverci un po' quello che vuoi. E questi hanno detto no, lui in realtà è finito nelle porte dell'inferno. Addirittura. Quindi bisogna salvarlo perché lui è finito lì nelle porte dell'inferno e deve scappare. Ah, un'idea carina, però un'avventura testuale, ok. Poi ne hanno fatta un'altra versione testuale, ma con già i disegni un po' più bellini, per l'Amiga 500. Quello lavora, lavora, lavora. Finito qui, dicono, ma perché adesso che arrivano di nuovo i punta e clic, anche un po' così delle balle, erano usciti quelli di Dracula, erano usciti quelli su Da Vinci, cioè c'era stato il periodo verso la fine del 2000 che chiunque poteva provare a fare un punta e clicca di qualcosa, se ne trovavano tanti. E dicono nel 2008, tra il 2007 e il 2008, è uscito per PC nel 2008, marzo del 2008, nel giugno 2008 c'è stato il patatrack, esce sul mercato scatolato lui, il più grande plagio della storia dei videogiochi. Lost. Limbo of the Lost. No, questa mi manca. Non so cosa sia. Io purtroppo so cos'è e me la voglio godere tutta. Mi preparo i popcorn. Allora, prima di tutto ho già cannato. Errata corrige, vostro onore, chiedo scusa, non era nel 500, era un po' più in là, era nell'800. 1870. Questo capitano di nave prende la nave e scompare perché finisce dentro il limbo. E il gioco inizia con questo faccione che ci dice: tu sei venuto qua, mortale, nel limbo, e tu non uscirai da qua perché i morti non gradiscono la presenza dei vivi. A meno che non trovi il libro sacro che ti permette di trovare il sigillo che ti permette di uscire. Ok. E vedete, ha plagiato un gioco perché esisteva già un gioco con questa trama? No, 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 no. No. Cosa succede? L'11 giugno 2008 il sito Game Plasma dice: scusate, ma noi abbiamo vagamente notato che alcuni post di questo gioco, che è un punto e clic a schermate fisse, cioè come può essere, non so, mi viene in mente Secret Files Tunguska, per dirne uno. Sì, uno che si pronuncia facile. Esatto. Ma sembrano un po' dei pezzi di Oblivion. Come dei pezzi di Oblivion? Cioè, sembra proprio che hanno fatto degli screen mentre giocavano a Oblivion e li hanno usati come sfondi per il gioco. Hai capito? Sì, ma può essere una rassomiglianza. No, no, cioè la scala è lì. Lì c'è il calderone. Lì c'è la grotta. Avete fatto veramente degli screen a un gioco che è uscito e l'avete venduto? Vabbè. Un mese dopo dite: scusate, abbiamo visto che avete rubato degli sprite a World of Warcraft. Non se ne accorgerà nessuno. Chi lo conosce World of Warcraft? Esatto, ma figurati. Ma
Veramente avete preso dei pezzi di mobilio e di componenti, comunque degli sfondi, dal gioco Sea Dogs, che è meno conosciuto, però... Ah, no, vabbè, vabbè. Sì, ma scusate, ma quel corridoio a metà gioco che fa almeno 3 o 4 schermate, ma è un pezzo di TIFF. A proposito, come un pezzo di TIFF? È un pezzo di TIFF. Avete preso 4 corridoi di TIFF e li avete attaccati a un pezzo di Oblivion e l'avete attaccati a un pezzo di Warcraft. Ma vabbè, ma... tanto poi l'importante è il gioco, no? No! No! E gli altri dicono: scusate, ma io ho visto quella scena, mi ricordava qualcosa, avete copiato un dialogo dal film dei Pirati dei Caraibi? Sì, vabbè, ma così. Tanto per. Ma quello, scusate, ma è un memorabilia di un film di... non mi ricordo più. Ma è una statuetta che diamo così, e voi l'avete riprodotta e l'avete messa nel gioco. Era bella. Vabbè. E quindi... era bella. Ma ragazzi, allora, una parentesi, è talmente imbarazzante. Sì, sì, che diventa che non cringe. Si descrive. Sì, esatto. Ma e quindi? E quindi hanno detto: il Majestic Studio, dopo il suo primo gioco, Limbo of the Lost, chiude purtroppo i battenti. Purtroppo. E i due responsabili chi sono? Signor Croucher e signor Francis. Signor Croucher, ma lei è responsabile? No, no, no. Io ho fatto qualche ricerca. Ero ho inventato qualche caso. Enigma. Ho doppiato qualche personaggio e basta. Allora lei, signor Francis, che è andato a rubare la grafica? No, 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 io ho fatto l'introduzione, ho scritto dei dialoghi, non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto niente, non abbiamo neanche programmato il codice di quel gioco lì. Si è programmato da solo. Allora, chi ha compiuto il furbo? Allora, io di solito faccio quei commenti che voglio in sincrono, esatto, sui video, no? Per una volta facciamo invece un commento su una pagina che faccio scrollare mano a mano, che rappresenta un po' un esempio di tutte le cose che hanno copiato e rubato e da in giro quelle di questo gioco. Per dire, come potete vedere, ci sono già dei pezzi, ditemi quando lo vedete, di Diablo 2. Ma poi sono anche poi pezzi a caso, tipo: ah, che belli quei teschi lì, ma io li prendo magari. C'è anche forse un fangame di quando si facevano su Monkey Island, che lì allora grabbavi le sprite, le musiche, i midi da ovunque. Ah sì, quelli sono gli scudi d'ossa di Diablo. Merda! È un tipo di scudo che puoi trovare in Diablo 2. E tra l'altro il Resize ha anche fatto Ad Katsum, perché... è ovvio, anche perché poi per quella versione lì. Poi vabbè, anche degli elmi, proprio messo lì così. Degli stivali... Che non si nota che è nel buio e splende di luce propria l'elmo. Sì, Ma ragazzi, io sono ipnotizzato da tanta schifezza. Ma è proprio uguale. Poi andiamo al gioco Enclave, di cui c'è qualche piccola rassomiglianza tra qualche corridoio. Io detto... ero già lì. Sì, vabbè, ma... ma sono identici. È una porta simile. Poi la sprite più o meno è quella. Il corridoio può essere un po' quello lì, però... noi l'abbiamo comunque... vedi che è diverso, Max. C'è un cartello a un certo punto appeso. Ci hanno aggiunto un trono. C'è il trono con il tipo dormiente. E che tipo di trono, ci sarebbe da dire, ma... no, ma quella è l'armatura orchestra di Morrowind. Poi anche Morrowind... vabbè, dai, però... l'ho riconosciuta all'istante. Il fuoco... il fuoco lo prendiamo da Oblivion. È fatto bene da Oblivion. Scusa. Vediamo. Quindi... vabbè. Lo affettiamo un po' ovunque, no? E anche mentre ci siamo un paio di stanze, ma giusto due, così la gente non se ne accorge. Tipo il bar principale del gioco, per dire. Esatto, esatto. O la forgia, per dire. O l'ufficio, per dire. O una casa, per dire. O tutto il bar, per dire. Addirittura con tanto di botti e dei tavoli nelle stesse posizioni. Sì, è vero. Anche guarda quelle là sotto che c'è scritto. Quelle di Retro Castle Wolfenstein. L'ho bloccato non troppo fa. Bellissimo. Sì, cioè sì, c'è qualche corridoio, confermo... che c'è un po' la prigione con... anche quelli che c'è scritto A Waiting Comparison Shot. Shots. Sì. Cioè, proprio sì, i labirinti, le cose, i dungeon di Oblivion sono fatti proprio così.
uguali identici. Guarda, guarda, tutto casa volte. Sì, guarda Tiff, anche Tiff, per dire qualcosina, poteva anche andare bene, no? Perché fare un po' l'ambiente. Tra l'altro, quelli di Returnto Castle Wolfenstein li hanno presi tutti dai primi livelli. Questa roba qua è tutta nei primi 6-7 livelli. Quindi hanno tipo giocato i primi livelli e avranno detto: questi pezzi vanno bene, li prendiamo. Ma che te vuoi giocare tutto il gioco? Credo che sia perché erano anche quelli che più si avvicinavano all'ambientazione del gioco. E dove ci sono gli scavi archeologici, quella roba lì. Quindi, tipo, il primo è proprio l'inizio. Primi due sono le prigioni del primo livello. E il terzo, tipo, sei al quarto, quinto livello. Il primo nelle catacombe, mi pare, verso la fine, c'è cioè quel pezzo lì. E l'altro è un altro di quelli nelle catacombe, quello c'è il Panzerfaust col corridoio lunghissimo. Ma Unreal Tournament. Sono ancora arrivato. Però Tiff ci ho giocato. E Tiff, sai che si può vedere qualche somiglianza vaga. Poi... No. Vaga. Su Unreal, sì, beh, c'è qualche... c'è quella costruzione lì da fuori, che c'ha poi la stessa luce nello stesso posto, oltre ad essere tutto uguale con la stessa scala, ma... Ma porca troia. Le hanno rubate un po' tutte. Stavo ammirando la neve e la nebbia fintissima, messa con PowerPoint, credo. No, la nebbia è stupenda. Ma ci sono i personaggi sopra la nebbia. E cosa li vuoi fare dentro? È bellissimo. No. Ma poi così è completamente diverso. Cioè, così si nota che è un altro gioco, che non è la stessa cosa. No, ma anche da Vampire the Masquerade. Fa gotico Vampire the Masquerade, sì. Poi era bello quel posto lì, col cancellone. Dai, cioè, non perdonami, perché la cosa dopo è una statua di un cazzo di Nazgul che vendono su internet, probabilmente l'hanno presa e l'hanno messa nel gioco. Sì. Vabbè, ma questo è oltre il criminale, cioè. Confirmed and sicuramente anche sta roba qua, secondo me. Ma perché a un certo punto c'è roba futuristica? Ma perché tanto è nel limbo, no? Quindi prima di tracciare un po' di tutto. Tipo anche multiplayer di Painkiller hanno preso, come potete osservare. Ho visto Painkiller, sì. Ma stavo guardando quelle là, Unconfirmed. Però anche non lo so, mi ricorda qualcosa quella roba lì. Non so cosa. Forse Doom. Forse Doom 3. Non so, anche di Doom 3 quella roba là. Sai che... anche dei corridoi di Doom 3. Che mi ricordo che mi pare che ci fossero tipo robe strane alle pareti. Cazzo. Comunque il publisher ha detto: guarda, noi non sapevamo niente che era tutto copiato. Ci sembrava un gioco punta e clicca così. Non è che potevamo pensare che andavano a fare una cosa del genere. Ma perché non ti viene in mente, neanche a te publisher, dici... Sì, no, ma è veramente pazzesco. Che hanno preso 100 pezzi di cose. Ma voglio dire, comunque, per accorgersi di queste cose, no? Tanto credo pressoché il 97% degli asset del gioco fossero copiati. Bastava che un publisher avesse a libro paga, non dico persone preparate, dico dei non cretini che avessero visto degli altri giochi in vita loro. E questo furto, ma neanche furto con destrezza, perché è la cosa più snozza del pianeta, questa figura di merda veniva tranciata sul nascere. Invece no. È furto. No. Ma tanto, ma chi se ne frega? Ah, la miseria, vabbè. Quindi, che dire? Veramente, quando... diventa addirittura offensivo andare a copiare qualcuno, perché proprio lo fai con una naturalezza tale... che non ha rivali. Pazzesco. Non ha rivali. E poi comunque una follia, nel senso, tu prendi già tutte queste immagini che ci sono raccolte in questa wiki. Ok, magari uno non ha giocato mille giochi, tutti i giochi, ma veramente beccarne un paio non ci voleva molto. Penso che tanti giocatori medio preparati potrebbero trovare e le cose di Diablo che hanno giocato in tanti. Magari è un po' più difficile vedere
a colpo d'occhio per dire quelli di Wolfenstein, però alcuni anche di Unreal Tournament erano abbastanza facili da vedere per quello che mi ricordo io. Ci ho giocato tanti anni fa. Quindi non lo so, cioè come però... dicevano sui campi da calcio, senza vergogna. Senza vergogna. Boh. E quindi, amici della corte, sì, vorrei ora condannare il gioco Limbo of the Lost, non tanto per il plagio, ma per il suo modo proprio inverecondo e gratuito di averlo fatto, e per la sua massima idiozia, alla massima pena prevista in Criticast. Quindi chiedo voi della giuria se potete essere favorevoli. Prende pure la massima pena. E cioè, puoi lirare nel finale. Vai! ma non c'è Sandro Prete. E non importa, il caso è talmente oltre che... bisogna... vabbè, via, andiamo. Bisogna accettarlo, proprio nel senso con la scure. Con l'accetta. Allora, questo tizio cercava il limbo, no? Cioè, è finito nel limbo. Ha trovato il sigillo per uscire dal limbo. Che era dentro sto libro delle balle. Nel frattempo incontra diversi personaggi strani, demoniaci, anche brutti, anche proprio brutti. Un tizio, un vecchio che cammina sulle pareti, sui soffitti, e che ti parla al contrario. Sono tutte le anime dannate. Un tizio bruttissimo, tutto nero, 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 con le labbra bianche e gli occhi bianchi. E dici, mamma mia, gli incubi. Quindi il nostro protagonista mette il sigillo nella porta, la porta si apre. La porta si porta. E parte il corridoio che lo porta fuori dal limbo. E tu dici, è un gioco che non hanno fatto velocissimi, eh. Cioè non è che il discorso di mettere pezzi a caso era perché dovevano chiuderlo di corsa, perché poi in realtà il finale è filosofico. In realtà volevano dire qualcosa con questo gioco. Volevano dire... sì. Perché? L'eterno ritorno dell'uguale. Il protagonista entra nel corridoio e dice... ma perché qua è buio? Non vedo più niente. Si riaccendono le luci e ci sono tutti i tizi vari dannati che trovi nel corso del gioco. Che gli fanno una festa. Quei cappellini. E cartello con nome di questo tizio. Cos'è il finale di Evangelion? Mr. Briggs. Mr. Briggs, re del limbo. Re del limbo. Che sembra quelli. Sotto la sbarra. Il demone, quello brutto, tutto nero, con gli occhi bianchi, si mette a suonare il pianoforte, fa un pezzo un po' tipo swing reggae time e dice «E perché lui è da noi? Lui vuole andare via, ma è stato così bravo che è lui per noi è il re del limbo?» E tutti sì sì, è il re del limbo, ta-cia-cia. «E lui è così bello che è il re del limbo, piriditi-piriva!» E a un certo punto il protagonista sconvolto cosa fa? Si mette a cantare anche lui. Ma sì, in fondo sono bravo, sono uscito dal limbo. Fine. Allora, se tu sostituisci l'ultima scena dal buio, quando ritorna la luce invece di esserci tutti gli altri dannati, che ci sono tutti gli avvocati che l'hanno denunciato, e poi ritorna al buio e si sentono le urla, è perfetta. Sì, 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 fate il mod, vi prego, è ciò che questo gioco merita. Perché... ah, e poi finiva fine, o forse no. E c'erano due cattivi che dicevano ma io in realtà non sono il cattivo vero, perché il cattivo vero è il mio fratello, perché lui sa dov'è il libro del limbo. E lui ma diceva, che cazzo si no, la guerra adesso inizia per chi vuole prendere il limbo. E l'altro uguale, con la stessa sprite, solo con un colore diverso del vestito, dice no, perché la guerra è già cominciata, fratello, è già cominciata. E poi lo spregio, come era la pallottola spuntata 33 e mezzo, l'insulto finale
pensavo dicessi lo spread a un certo punto. Anche, spread. Anche lo spread. Lo spread. Il piastrellone finale. Limbo of the Lost 2. In preparazione. Ma quando? E mai, perché poi Majestic prima Studio delle già tanto che non gli hanno messi al gabbio. Ah, ok. Scappare. No, per un attimo... Hanno liberato i Doberman. Per un attimo avevo sperato che qualcuno avesse ripreso in mano i progetti. Ma no. Rubando. Vabbè, comunque... da altri giochi. Cioè, Max, questo oltre guarda, a essere schifoso. Aspetta un attimo, Roberto, aspetta. C'è un attimo una cosa che volevo far notare. Se hanno rifatto Shaq Fu... vabbè. Secondo me... dici fanno pure questo. No, però cioè, già hai il coraggio di aver fatto un gioco rubando gli sprite da 300 giochi diversi senza vergognarti, e in più pensavi di andare avanti. Cioè, non tanto oh ragazzi, non ci hanno cuccato, che figo, stappate il motion down. No, no. Andiamo, facciamone altri. Madonna. Già dopo questo erano pesi bene, oh. Sì, sì. Che bravi. Io un po' li stimo. Non sono come quelli che fanno i cosi. Avete presente che c'è gente che fa i film prendendo spezzoni di altri film e li unisce insieme? Hmm. E tipo li ridoppia completamente da capo. Hmm. Sono cose che sono. C'è un sacco di gente che c'è tempo libero, c'è chi si fa le pippe. No, ma poi questi tipo vengono... Mi pare che tipo i cinesi e pure i turchi siano maestri in questa cosa. Nel prendere, rubare proprio presi pezzi di film tipo prendi un film sconosciuto in Cina, no? Un altro film sconosciuto in Cina, lo tagli a fette, unisci le scene in modo che sembri una cosa... che ha senso, ridoppi il tutto e hai un film. Ah, però lì c'è un lavoro creativo dietro. Sì, in un certo senso sì. Uh-huh. Che tra l'altro l'ha rifatto in chiave comica anche un tizio qui in Occidente che l'ha fatto... Come si chiama? È un praticamente ha preso un film di arti marziali cinese. Ok? E l'ha ridoppiato, cioè ha tenuto completamente le scene... L'ha ridoppiato in maniera stupida e tagliando alcune parti, facendo. Cambiando la trama. In un certo senso, beh, proprio tutto quanto. Sì. Come si chiama? C'è uno che l'ha fatto. Vabbè, ma qui in Italia c'è la Tap Creation che ne fa un sacco così. Ed è diventato abbastanza famoso. No, ma questo qua proprio ha fatto tutto quanto il film. Ah, sì, ma anche lì ha fatto tutto il film. Cioè, prendono gli interi film e poi li ritagliano e li rimontano in ferrarese. Addirittura ogni tanto fanno anche i pezzi filmati tra di loro per far finta che vadano con l'Apecar, con le cose. Hanno fatto il codice Gratta e Vinci. Tutte quelle Empire Impossible su Mission Impossible. Hanno fatto Angeli e Demoni, che era Angela e Damiano. Però, ma come? E beh, poi impari anche un po' di ferrarese. Ah, yeah, Snotch, Laja New. Hanno fatto comunque un bel lavoro dietro, seppure usino pezzi poi di film reali. Ma sì. Non mi ricordo adesso come... Ah sì, Kung Po. Ora mi è venuto in mente Kung Po. Ah no, questo era stato un... Questo aveva fatto ancora meglio. Si era inserito dentro al film. Tipo col green screen. E poi sì, che ci provoco Eva Green. Vabbè, vediamo. Esattamente. Lui praticamente si era inserito completamente all'interno del film. E ridoppiando i personaggi che parlavano a lui. Cioè, sì, Kung Po. Se non l'avete mai visto, guardatelo, perché è delirio. Ma è un po' come i film di Bruce Lee dopo che è morto. Però vabbè. No, minchia. Vabbè. Fatti con Paint. Ma... Sì, che brutto. Vabbè. Su questa direi di liberare l'aula, perché veramente la vergogna è tanta. Sciogliamo la seduta, martelliamo, essendoci già martellati coglioni abbastanza,
E quindi è il momento dei saluti. Yeah. Facciamo una pausa momentanea di silenzio topico. E quindi salutiamo il nostro Roberto Toia, detto Tux. Un saluto a voi, un saluto a voi. Mi escono le O in questa puntata. Un saluto o totto vo. Bene. Salutiamo Mattia Pagano, detto Max. Addio. Così, tante triste cose. Mamma mia. Sì. Sono preoccupato. Tutto a posto, non è successo niente. Tanti saluti anche a Mattia Camusso. E ciao a tutti voi. E Bohemia Interactive, finite easy, porca... istigazione sana di un uomo deciso. E infine vi saluto anch'io, Giuliano Luongo, detto Giuliano Luongo. Ciao! 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 Anzi, non è ancora stato detto in questa puntata, lo dico per finire. Addio. No! Ah, basta! No. Objection! Pem! Fine! Fine il magazine, non è quello.